Telespettatori di Antenna 3, buona giornata e ben ritrovati con la nostra edizione dei telegiornali che come ogni giorno vi terrà compagnia fino alle 14.30, alle 13.30 come sempre dal lunedì al venerdì il collegamento con l'unità di crisi alla protezione civile di Marghera per il punto sull'andamento dell'epidemia da coronavirus nel nostro territorio con il presidente della regione Veneto Luca Zaia. Ed è un momento particolarmente difficile e delicato quello che stiamo vivendo in questi giorni dopo la decisione dell'EMA di sospendere appunto in tutta Europa la somministrazione del vaccino di AstraZeneca. Domani si dovrebbero conoscere le decisioni. Ovvio che questo ha avuto delle ripercussioni molto pesanti sulla campagna vaccinale dell'Europa intera, in particolare su quella dell'Italia. Per parlare di questo, ma non solo, abbiamo in collegamento Skype il ministro ai rapporti con il Parlamento Federico D'Incà. Buongiorno ministro. Buongiorno a voi tutti, grazie per l'invito. Buongiorno, grazie per essere con noi. Allora ministro, caso AstraZeneca, campagna vaccinale azzoppata in tutto il paese con ripercussioni che rischiano di protrarsi anche oltre quello che sarà, speriamo tutti, insomma, il termine di domani, quando sembra insomma che con delle prescrizioni forse l'EMA darà nuovamente il via libera all'utilizzo di questo vaccino. Ci siamo fermati in via precauzionale, abbiamo deciso di, attraverso appunto le indicazioni dell'EMA, dell'AIFA e di altri stati europei come la Germania e la Francia, di fermare per qualche giorno fino al momento appunto dei riscontri da parte dell'EMA la campagna vaccinale nel nostro paese per quanto riguarda il farmaco AstraZeneca. E noi crediamo che domani vi saranno appunto le risposte da parte di EMA che ci permetteranno di comprendere in quale modalità continuare. I vaccini sono, io lo continuerò a ripetere all'infinito, l'unica arma che noi abbiamo se non vogliamo restare chiaramente alcuno distanziamento, chiusi in casa, in lockdown, per sconfiggere il coronavirus. Anche nella giornata di ieri abbiamo avuto oltre 20.000 casi e abbiamo raggiunto ancora una volta una cifra di persone che sono decedute altissima, oltre 500 morti nel nostro paese. E chiaramente l'impressione è che dopo aver avuto numeri così elevati negli scorsi giorni, il numero dei decessi potrebbe continuare nelle prossime giornate a essere molto molto alto. Dobbiamo essere veramente attenti in questo momento per riuscire a superare questo momento di difficoltà, quindi io consiglio sempre a tutti, oltre che chiaramente a rispettare le indicazioni per il lockdown a livello locale, siamo in zona rossa in Veneto, poi chiaramente a seguire le indicazioni che sono la mascherina, sempre il gel in qualche maniera che ci aiuta a poter igienizzare le nostre mani e a mantenere quelle distanze di sicurezza che permettono di allontanare questo morbo che ancora colpisce così pesantemente il nostro paese. Ecco, sappiamo anche che, vista proprio la diffusione delle varianti, sono state date dall'Istituto Superiore di Sanità anche delle ulteriori indicazioni precauzionali, proprio per esempio per quanto riguarda le distanze, è stata aumentata ai 2 metri, soprattutto in quelle situazioni laddove si abbassi la mascherina, per esempio quando si mangia o si beve, proprio per la maggiore contagiosità della variante inglese. Certo è che appunto, come diceva lei poco fa, se non si riparte a sprombattuto, insomma, con la campagna vaccinale da questa situazione difficilmente se ne uscirà. È certo che le notizie però di queste ultime ore ovviamente non aiutano, anche perché insomma sarà da recuperare non poco la fiducia insomma dei cittadini nei vaccini. Ovviamente queste notizie stanno creando sconcerto, paura, timori, gettando anche benzina sul fuoco purtroppo in tutte quelle discussioni Novax, che magari soprattutto in alcune aree del nostro paese erano già più come dire restie alla vaccinazione, no? Quindi servirà un lavoro non da poco per coinvolgere la popolazione in questo. Concordo perfettamente con le sue parole. Diciamoci anche che noi abbiamo avuto in Europa quasi 900.000 morti da coronavirus, con 40 milioni di persone contagiate. Un numero
ed una cifra altissima di persone che hanno sofferto, di famiglie che stanno soffrendo per la perdita di un proprio caro. In questo momento in Europa abbiamo avuto 5 milioni di vaccinazioni attraverso AstraZeneca e si stanno facendo le verifiche su una trentina di casi anomali. Questi sono i numeri in questo momento, quindi deve darci assolutamente fiducia la campagna vaccinale messa in campo. Sta portando grandissimi risultati in quei paesi come Israele, come Gran Bretagna, che sono più avanti con il processo di vaccinazione. Dobbiamo essere capaci di continuare ad avere fiducia nel sistema, appunto, di protezione e di vigilanza sui farmaci che va da l'EMA all'AIFA e sui farmaci stessi, perché abbiamo fatto passi da giganti in questi campi all'interno dell'ultimo anno. Fino a qualche anno fa era impensabile riuscire ad avere un vaccino in così poco tempo. Attraverso le nuove strumentazioni, attraverso le nuove tecnologie, siamo riusciti ad avere più vaccini. Oggi sono 4 nel nostro paese che vengono somministrati. Si parla di quello di Moderna, di Pfizer-BioNTech, si parla di AstraZeneca e sta arrivando anche Johnson, che tra l'altro è un monodose. Quindi ci permetterà ancora più velocemente di poter uscire. Oltre a questo, il paese sta facendo passi in avanti anche per il futuro, non soltanto il nostro, ma con l'Europa intera, di essere indipendenti, cioè capaci di produrre vaccini, di poterli produrre in grandissima quantità, una grande ricerca di fondo. Sono passi in avanti importantissimi che ci stanno portando fuori da questa pandemia così difficile. Poi, se posso portare anche un esempio che riguarda anche la mia famiglia, mia moglie ha fatto il vaccino AstraZeneca perché è un insegnante, io ancora non l'ho fatto perché non rientro all'interno di quelle parti di popolazione che hanno, diciamo, lavori particolari o che sono, diciamo, ultra ottantenni. Mia moglie aspetta di fare la seconda dose. Lei è biologa, ricercatrice, oggi insegna ed è convintissima che questo farmaco sia rispetti tutte quante le procedure scientifiche di controllo farmacologico e quindi, lo ripeto, anche all'interno della mia famiglia siamo convinti che i vaccini siano l'unica soluzione e aspettiamo di poter avere la risposta di EMA e quando sarà appunto positiva di fare la seconda dose di AstraZeneca. Ministro, se appunto tutti gli scienziati fino a un'ora prima di questa, neanche un'ora prima, 10 minuti prima di questa decisione, no, di sospendere in via precauzionale la somministrazione di AstraZeneca, tutti gli scienziati continuavano a ripeterci, compresi il presidente, direttore dell'AIFA, continuavano a dire: tranquilli, è un vaccino sicuro, non c'è nessun problema, è tutto a posto. Come mai è stata presa allora questa decisione? È una decisione politica, non scientifica? Quindi anche questo, diciamo, sta ingenerando, no, nella popolazione delle perplessità su quanto accaduto, viste quelle che sono poi comunque le ripercussioni pratiche sulle campagne vaccinali. Perché anche se si riprenderà da dopodomani, insomma già da venerdì, sicuramente è un rallentamento che benché vada porterà a settimane, insomma, di persone in meno immunizzate che invece avrebbero potuto ricevere il vaccino. Premesso che noi abbiamo perso in questa maniera circa 200.000 vaccinazioni in questi 4 giorni, ma il generale Figliuolo ha appunto definito che verranno fatti gli straordinari per poter recuperare il tempo sul piano di vaccinazione e quindi recuperare queste 200.000 vaccinazioni che oggi non sono state fatte. Per quanto riguarda invece la natura del blocco, è appunto partita dalla Germania, che si è fatta promotrice di questa ulteriore richiesta di verifica. L'approccio chiaramente a tutti noi sembra corretto. Se vi sono in questo momento delle perplessità sul farmaco AstraZeneca, è giusto fin da subito poterle chiarire, e questo blocco dà ancora di più il senso di come vi sia una vigilanza farmacologica appunto all'interno dell'Europa e la massima trasparenza per poter accertarsi in qualsiasi modo e quindi anche per un'opinione pubblica che si senta rassicurata rispetto, insomma, alle verifiche che vengono fatte. Io lo reputo costantemente, insomma, un grande passo di civiltà all'interno dell'Europa avere delle organizzazioni sanitarie così immediatamente coinvolte per cercare di dimostrare l'assoluta efficacia del farmaco di AstraZeneca, e sono convinto che nelle prossime ore verranno indicate tutte quante le soluzioni o le risposte che noi ci aspettiamo appunto dalla parte scientifica all'interno dell'EMA. Certo, le faccio un'altra domanda, Ministro, velocissima, perché so che ha poco tempo,
molti impegni questa mattina. Per quanto riguarda invece il decreto sostegni, che è molto atteso insomma dalle aziende, dalle imprese, dalle partite IVA, quando arriveranno finalmente questi ristori? Siamo nuovamente in zona rossa, quindi stiamo vivendo nuovamente una fase di grandissima difficoltà. Sono 32 miliardi di euro, una cifra ancora molto importante che, aggiunto ai circa 160 miliardi stanziati dal governo Conte, arriviamo quasi a una cifra di 200 miliardi di euro stanziati in meno di 12 mesi per poter, diciamo, alleviare, perché non vuol dire sopperire a tutte quante le esigenze delle nostre aziende, delle nostre famiglie, dei lavoratori coinvolti. Però arriveranno sicuramente nelle prossime giornate. Credo che il CDM sarà venerdì, quello in cui si porterà appunto il testo del decreto a sostegno, e quindi riusciremo a poter immediatamente, subito dopo, a dare sia le risorse a fondo perduto, che sono, si parla insomma di un valore super pari a quello dato con tutti quanti gli scorsi decreti insieme, e poi chiaramente vi è la cassa integrazione, ulteriori risorse appunto per la protezione dei nostri lavoratori, cassa integrazione, e ulteriori, diciamo, risorse che vanno al piano di vaccinazione, ai vaccini e ai nostri medici impegnati in prima linea. Quindi abbiamo una serie di risorse, che tra l'altro anche la parte sul turismo, per aiutare il turismo invernale, che ha subito fortissimi danni dalla chiusura e lockdown degli impianti sciistici. Quindi sarà un sostegno che peserà, perché sono 32 miliardi di euro, una cifra che di fatto è il secondo scostamento che abbiamo, diciamo, verificato. E poi chiaramente, se troveremo che le difficoltà saranno ancora presenti nel tessuto economico del nostro paese, interverremo ancora con nuovi scostamenti, ove sarà necessario. Un flash sul suo territorio, Ministro, perché proprio questa mattina stanno manifestando i lavori della ACC di Mel, i lavoratori della ACC di Mel, che hanno portato i motori dei frigoriferi sino all'Electrolux di Susegana. A che punto è la trattativa su questa azienda? Come sapete, ho lavorato sul problema dell'ACC, che oggi è diventato un problema nazionale perché è collegato all'impianto Embraco di Riva di Chieri in Piemonte, e stiamo lavorando su questo nuovo progetto dell'Italcomp ormai da 15 mesi, cioè da quando la Wanbao, un'azienda cinese, ha lasciato lo stabilimento ACC di Borgo Valbelluna, in provincia di Belluno. Stiamo lavorando per far sì che ci possa essere una nuova vita, non soltanto attraverso questa amministrazione straordinaria, ma attraverso un progetto di più ampio respiro. Io credo che nelle prossime giornate ci potrebbero essere dei risvolti positivi nei confronti della situazione, per quello che riguarda appunto ACC Embraco e il progetto di Italcomp, e chiaramente stiamo lavorando nelle ultime settimane per poter risolvere la problematica. È chiaro che, lo dico anche attraverso i vostri canali, in questo momento c'è anche bisogno di fiducia nei confronti delle nostre aziende. Lo dico al sistema bancario veneto e nazionale. Le nostre aziende hanno al loro interno delle maestranze con grande capacità e aiutano, attraverso appunto la produzione, in questo caso di compressori, una filiera, quella del freddo, importantissima, che vede coinvolte altre aziende come l'Electrolux. Quindi è importantissimo che anche il sistema bancario riconosca gli sforzi fatti dal governo per trovare delle soluzioni importanti, e in qualche maniera si mette a disposizione, perché ogni risorsa, ogni milione di euro sono risorse importantissime per continuare questa progettazione nuova, che vede impegnato con tutte le proprie forze il governo, sia il governo Conte che il governo Draghi. Ecco, lei è fiducioso nella positiva conclusione, insomma, di questa annosa vicenda? Io sono fiducioso e sono perseverante, sono due cose importanti nella vita, perché di fatto bisogna continuare a perseverare per trovare una soluzione. E io ho capito una cosa in politica, che soltanto chi continua a perseverare, chi non molla, alla fine ottiene il risultato sperato, per cui continueremo a lavorare. Siamo in continuo contatto sia con il commissario Castro, sia con io personalmente con il ministro Giorgetti, che ringrazio per tutto il lavoro svolto, e con poi chiaramente tutti gli uffici del Ministero per lo Sviluppo Economico, che si occupano delle crisi aziendali. È un lavoro di coordinamento importante, e noi crediamo, ripeto, che ogni singola azienda del nostro paese debba avere un futuro, debba essere salvata, perché sono aziende che hanno capacità e comprensione. Dobbiamo continuare a credere fortemente nella manifattura del nostro paese.
Ministro, io la ringrazio molto, so che deve scappare, le ho rubato anche qualche minuto in più di quanto avevamo previsto. La ringrazio per essere stato con noi, buon lavoro a Federico D'Incà, Ministro per i rapporti con il Parlamento. Buona giornata anche a lei. Allora, noi ora continuiamo questa nostra edizione del telegiornale vedendo un estratto della trasmissione Ring di ieri sera, perché c'è stato un dibattito estremamente interessante relativamente al caso, lo ricorderete, della soldatessa Schiff, protagonista, soldatessa di mira, protagonista di una vicenda di nonnismo che ha fatto molto discutere. Vediamo. Quel giorno è rimasto, mi ha segnato, cioè sia psicologicamente anche che fisicamente, perché mi ha lasciato dei segni. Ecco, perché sei figlia d'arte, no? Dobbiamo dirlo, sì. Pilota anche Dino. Oggi questa battaglia, sì, valeva la pena di combatterla? Sicuramente per il progresso delle nostre istituzioni sicuramente valeva la pena di combatterla. Per certi aspetti però ogni tanto viene da pensare, ma chi me l'ha fatto fare? Fossimo stati zitti, Giulia avrebbe completato il suo percorso istruzionale e adesso sarebbe pilota militare, sarebbe un ufficiale dell'aeronautica. Invece siamo qui da soli a difenderci, a difendere Giulia, il suo onore, la sua carriera e tutto quello in cui lei ha riposto le sue speranze, le sue aspettative e il suo studio. Oggi tu pensi che ne sia valsa la pena? Per tutta questa battaglia, per tutti i casi analoghi che ho sentito, sicuramente ormai mi trovo a essere un portavoce di molte persone, ecco. E ne vado fiera, però sono pienamente consapevole che la mia carriera in aeronautica è rovinata anche qualora venissi reintegrata. Cioè sei infranto un sogno comunque. Certo. Eccoci, allora noi proseguiamo ora con la cronaca, perché c'è un'importante operazione della Guardia di Finanza di Venezia a Milano, ma per tutti gli aggiornamenti ci colleghiamo al telefono con la collega Ilaria Marchiori. Buongiorno Ilaria. Sì, buongiorno Marta, buongiorno a tutti i telespettatori. Come hai anticipato, la Guardia di Finanza di Venezia ha sequestrato ben 12.000 paia di scarpe senza l'indicazione del paese di produzione. Un'operazione che è stata eseguita dopo un controllo svolto da una pattuglia della compagnia di Milano, che ha intercettato un camion carico di queste calzature confezionate già in scatole pronte per essere vendute, appunto senza queste indicazioni. La ricostruzione del viaggio, tramite poi l'esame della documentazione di trasporto, ha portato a scoprire che le scarpe erano state prodotte in India e dopo le procedure doganali all'aeroporto Marco Polo di Venezia erano state destinate ad un'azienda della provincia, da dove sarebbero poi state immesse in commercio in tutto il territorio europeo. L'intervento dei finanzieri nel deposito dell'importatore ha permesso di trovare ulteriori prodotti dello stesso tipo che erano arrivati in Italia da poco e sempre con le stesse modalità. Su tutti i prodotti, il cui valore di mercato complessivo, fa sapere la Guardia di Finanza, supera il milione di euro, non è stata rilevata, lo ribadisco, la prescritta indicazione del luogo di fabbricazione e sulle confezioni di una parte della merce erano riprodotti anche evidenti richiami all'Italia e addirittura alla città di Venezia, tali da poter indurre anche il consumatore in un errore sull'origine dei materiali. L'importatore a quel punto è stato segnalato alla Camera di Commercio di Venezia e Rovigo per poi la successiva erogazione delle previste sanzioni. Comunque un'operazione sicuramente importante, non da poco, visto il risultato. Bene, allora Ilaria, io ti ringrazio per questo collegamento, naturalmente poi ulteriori dettagli nel corso del telegiornale di Venezia in onda come sempre questa sera a partire dalle 19. Noi peraltro tra poco ci collegheremo anche con la collega Tiziana Bolognani da MEL, perché appunto l'avete sentito proprio poco fa parlando con il ministro Federico D'Incà, è in corso
corso questa manifestazione dei lavoratori della ACC che appunto da Mel si stanno spostando, arriveranno alle 13 a Susegana davanti all'Electrolux, che utilizza proprio per realizzare i frigoriferi motori che sono prodotti dall'azienda bellunese. Quindi tra poco allora andiamo con Tiziana Bolognani, nel frattempo no, c'è Tiziana, allora sentiamo. Pronto, buongiorno. Buongiorno Marta. Buongiorno Tiziana. Buongiorno ai telespettatori. Ecco, allora cosa sta succedendo di fatto? Ecco, io sono appena rientrata perché il camion da ACC, il camion con i motori che vengono assemblati in Electrolux a Susegana è partito alle 11.45 dallo stabilimento di Mel. Questa è una iniziativa, come dire, una manifestazione di solidarietà tra le due, aziende. ACC produce motocompressori per frigoriferi usati a Susegana e ACC sta rischiando di chiudere per quello che i sindacati definiscono sciatteria istituzionale, ma non sono gli unici a dire che c'è in questa vicenda sciatteria istituzionale. C'è anche il commissario straordinario di ACC Maurizio Castro, c'è anche l'assessore regionale al lavoro Elena Donazzan, che a luna sarà lì nel piazzale a Susegana della fabbrica Electrolux per accogliere questo camion e per parlare con i lavoratori. Sarà un momento di solidarietà, come ti dicevo, e comunanza in una situazione davvero paradossale, perché mai come ora la fabbrica sta lavorando, ha commesse da record e da tempo sta chiedendo un incontro al governo per salvarsi. Pensa che i volumi in questo ultimo periodo sono aumentati del 36%, però la situazione è drammatica perché vengono chiesti pagamenti anticipati ai clienti e in cassa ci sono soldi solamente per gli stipendi. È urgentissimo, secondo i sindacati e secondo tutte le parti che sono coinvolte direttamente nel salvataggio di ACC, che il progetto Italcomp, che era stato messo a punto dal precedente governo, dal precedente sottosegretario, che questo progetto parta, perché Italcomp è chiamata a produrre 6 milioni di compressori per frigoriferi domestici e commerciali a Mel, 8 milioni di motori per compressori e per lavatrici, ed è una, come dire, una quota davvero molto molto importante per la manifattura non solo bellunese ma anche piemontese, perché in Italcomp è coinvolta anche l'ex Embraco di Riva di Chieri in provincia di Torino, dismessa da Whirlpool, coinvolta in un fallimento e poi nella bancarotta fraudolenta della società. Se questo progetto partisse, i vantaggi per tutta la Valbelluna sarebbero davvero rilevanti, perché nel sito del Veneto sono previsti investimenti per circa 40 milioni di euro e il raddoppio dell'attuale occupazione. Vi parlo di una fabbrica nata negli anni 60 dopo la tragedia del Vajont, che all'epoca occupava 1.800 dipendenti, oggi ne sono rimasti 300. Assieme ai lavoratori di Riva di Chieri sono 400, raggiungerebbero una forza lavoro importantissima. L'80% delle forniture ad ACC sono italiane, con fortissima presenza anche di indotto regionale. Ecco, il futuro di queste due aziende, di questo progetto in questo momento è totalmente in mano al governo. Se il governo dice sì, è evidente che si creerebbe un certo clima di fiducia nelle banche, che in questo momento hanno proprio chiuso. È proprio quello che abbiamo sentito poco fa dal ministro D'Incà, e speriamo quindi naturalmente che anche nelle banche rispondano insomma a questo appello. Tiziana, io ti ringrazio perché devo dare la linea alla regia ora perché abbiamo la pubblicità. Grazie allora a Tiziana Bolognani da Mel, buon lavoro, naturalmente sulla questione torneremo nei nostri telegiornali di questa sera. Pubblicità ora.
Ed eccoci nuovamente in diretta con il nostro telegiornale. Siamo in attesa di collegarci con la sede della Protezione Civile a Marghera per il consueto punto stampa del presidente della Regione Veneto Zaia. Sappiamo che in queste ore purtroppo i contagi come i ricoveri continuano a salire nella nostra regione. Purtroppo sono coinvolte anche fasce di età giovani. Questa variante inglese sta colpendo, diciamo, in maniera particolare le fasce d'età giovanili. Proprio per fare il punto sui bimbi, sentiamo la pediatria di Padova. C'è sicuramente anche una diffusione fra i bambini nella seconda, e chiamiamola questa, terza ondata di sicuro. All'inizio della pandemia, durante il primo lockdown, erano stati pochissimi bambini colpiti. Da ottobre ad oggi i pediatri in media hanno curato una sessantina di pazienti a testa, a dirlo il segretario regionale della FIMP Veneto, che riunisce i pediatri di libera scelta. A preoccupare sono le varianti che in questa terza ondata stanno colpendo proprio i più piccoli. È probabile che le varianti, specialmente la variante inglese, abbia una, oltre che una maggiore diffusibilità in tutti i soggetti, anche una maggiore diffusibilità proprio nei bambini. È possibile che anche questo sia una delle cause dell'aumento del numero di contagi nell'età pediatrica. Fortunatamente la stragrande maggioranza dei casi non sono gravi, ma le precauzioni devono essere sempre molte. Anche adesso che i bambini sono un numero considerevole rispetto alla fase iniziale, la sintomatologia in età infantile si manifesta sempre in maniera abbastanza leggera o addirittura sintomatica, per cui coloro che devono ricorrere alle cure dell'ospedale sono veramente una piccolissima percentuale. Ecco, allora questa è la situazione appunto per quanto riguarda i bambini. Sappiamo che sono ore di grande preoccupazione anche per la campagna vaccinale. Sentiamo quindi le voci che sono state raccolte dai colleghi della redazione di Vicenza ieri tra le persone che in fiera attendevano per la seconda o la prima dose del vaccino Pfizer. Penso che tutti hanno un po' di paura perché non si sa cosa c'è dentro. Lei è contenta di non aver fatto AstraZeneca allora? No, io sono contenta di non averla fatta. È preoccupato un po'? No, perché ho fatto il Pfizer. E quindi è contento di aver fatto Pfizer? Sì. È il richiamo questo? Richiamo. Pfizer, credo di sì. È contento di aver fatto Pfizer, non AstraZeneca? Guardi, non avrei avuto problemi neanche con quello. È un rischio che si deve correre? È un rischio che bisogna purtroppo correre, se no non si esce assolutamente. Bisogna farlo, è meglio farlo. Ma senta, ma e adesso tutta questa vicenda di AstraZeneca? Speriamo in bene. La seconda dose? Sì. Pfizer. No, AstraZeneca. No, Gadra. È contento che non fare AstraZeneca? Sì, proprio forse AstraZeneca non l'hai fatta. Ha paura? Dopo quello che ha sentito è più preoccupato? Più preoccupato che il resto. E io ho fiducia, però bisogna che ci accertiamo se tutto va bene. Sa che vaccino gli hanno dato? Della Pfizer, sì. Pfizer, sì. E allora lei è contento di fatto Pfizer e non AstraZeneca? Bah, ma mi faceva anche quello, lo accettavo alla fine. Bisogna aspettare e vedere cosa... Cosa trovano e la motivazione di questo stop, insomma, quindi... Ecco, allora andiamo ora a Marghera. È arrivato proprio in questo momento il presidente della Regione del Veneto, Zaia, per il quotidiano Punto Stampa. Aggiornamento sulle farmacie in generale, quello che sta accadendo sul piano vaccinale. Se combino, venerdì, ci siamo già sentiti, ci sarà la professoressa Tacconelli che vi parlerà già delle prime cure monoclonali, i primi risultati. Quindi una bella notizia, l'ho sentita molto, come si può dire, concretamente entusiasta, per cui bene. E poi lei è il riferimento, cioè non è lei che si è occupata dei monoclonali fin dall'inizio. E voi sapete che sono arrivati i monoclonali, per cui parliamo già dei primi curati. Per capirci, test rapidi 3.578.156, test molecolari 4.288.785.
siamo a 7.866.941, praticamente siamo a 7.867.000 in totale. Positivi nelle ultime 24 ore 2.191. 2.191 su 41.845 tamponi fa il 5,23 di incidenza, cioè la percentuale di positivi sui tamponi eseguiti. Volete il foglio? Se volete lo fate girare così ve lo fotografate. Grazie. I positivi dal 21 febbraio ad oggi sono 359.247. I positivi di oggi sono 36.442. Totale di ricoverati 1.807. Se aggiungete questi 62 delle ultime 24 ore ai 131 di ieri, andiamo a 200 persone, vuoto per pieno, sono meno di 200, e esattamente sono 193 persone, ieri erano 131, più 62 fa 193, in 48 ore. Cioè, vedete come sta rimbalzando la storia del contagio a livello di ricoveri ospedalieri. Allora, questi 1.800 persone sono così distribuite. 1.600 in terapia in area non critica, più 58, e più 4, che va a 207, la terapia intensiva. Vi ricordo che una decina di giorni fa, 12 giorni fa, eravamo a 88 in terapia intensiva. Se poi lo sommiamo a questi pazienti di area non critica terapia intensiva, o meglio scusate, non Covid terapia intensiva, vedete che 292 e sono 499 pazienti in totale presenti nelle terapie intensive del Veneto. Continuo a dire che 499 vuole significare che se fossimo ante modifica delle terapie intensive, noi avremo già pazienti da terapia intensiva da portare fuori regione, perché avevamo meno di 499 terapie intensive a febbraio. Totale di decessi più 59, totale dei dimessi 16.948. Sulla situazione qualcuno giustamente mi fa notare, mi dice ma forse varrebbe la pena di ricordare ancora nuovamente le regole. Le regole sono quelle che maggiormente devono essere rispettate. Quando si vedono numeri come questi, inutile poi fare gli esperti della nazionale fra un mese quando ci sarà il caos e magari ci sarà crisi di presa in carico di pazienti in terapia intensiva, in area non critica. E allora io sapevo come fare, c'è la verità è che tutti sappiamo come fare, bisogna evitare di contagiarsi e quindi per evitare di contagiarsi bisogna utilizzare la mascherina, bisogna tenere le distanze, evitare gli assembramenti, igienizzare le mani il più possibile, insomma adottare quel minimo di regole che ci permettano anche di passare come a una fase di convivenza in maniera molto più agevole. Io immagino e spero che le restrizioni che ci sono in corso non siano poi da reiterare per mesi, ma che si chiuda finita Pasqua. Spero che si possa vedere anche non una luce, ma un bel faro in fondo al tunnel. Però alla luce di tutto questo dobbiamo evitare di finire in ospedale, perché noi sappiamo che questa variante, che ormai è ubiquitaria e maggioritaria, che è quella inglese, a volte sostenuta anche dalla sudafricana e dalla brasiliana, è comunque una mutazione, è un fenotipo, chiamatela come volete, che comunque ha un'elevata contagiosità e vedete i numeri. Nel silenzio totale vedete 200 persone ricoverate in area non critica. Cioè cosa significa? Che se io guardo fuori quel parco o vedo per strada, la vita è normale.
non vedo strade vuote, non vedo, però la verità è che 200 persone nelle ultime 48 ore hanno dovuto suonare il campanello di un pronto soccorso, entrare in un pronto soccorso perché non ce la facevano più a respirare, hanno avuto problemi in virtù della loro positività. E il tema della vaccinazione è un tema che ci sta a cuore. Io spero che le autorità regolatrici di controllo, insomma tutti coloro che possono dirla loro, parlo del Ministero della Salute, parlo di AIFA, pretendano e facciano in modo che si faccia chiarezza estrema e veloce e immediata rispetto ai casi. A tutt'oggi sembra che non ci sia, sembra, sottolineo sembra, dalle notizie che abbiamo anche per vostro tramite, che non ci siano correlazioni tra le vaccinazioni e i casi accaduti. Del resto, se andiamo a guardare anche il dato veneto, vediamo che a fronte di migliaia di vaccinazioni praticate, noi non abbiamo avuto segnalazioni di grossi quadri clinici tali per cui da dover fare, come si può dire, partire una sospensione prudenziale. Ovvio è che avendo vaccinazioni di massa così importanti, statisticamente ci possono essere dei casi nei quali ci possono essere dei casi di esordio di patologie piuttosto che di mortalità che possono essere anche dissociati dal tema della vaccinazione per una pura casualità. Il magistrato con i tecnici dovrà dimostrare nel più breve tempo possibile se c'è nesso causale tra la vaccinazione e il fatto clinico che è comparso oppure no. E questo perché? Perché è fondamentale che se non c'è nesso clinico noi dobbiamo avere riautorizzati le vaccinazioni, perché per noi oggi AstraZeneca pesa la metà. Guardate che non è un discorso che io faccio, uno dice non gliene frega niente della salute dei cittadini, ci mancherebbe, sono stato il primo a dire che hanno fatto bene a sospendere i vaccini in via precauzionale e prudenziale, però è altrettanto vero che anche per l'amore che abbiamo per la verità è d'obbligo che la verità ci sia subito, siccome questi sono aspetti clinici, non siamo noi a dire se c'è, diciamo, il vaccino ha avuto ruolo oppure no. Peraltro vi aggiungo anche che ho fatto parlare il dottor Flor col professor Simioni dell'Università di Padova, il professor Simioni che è esperto in questi fatti di malattie del sangue, di coagulazioni, si era messo a disposizione per una ricerca, ovviamente c'è da attivarla, c'è il tema del comitato etico eccetera, però molto intelligente valutare la coagulazione ad esempio del sangue pre e post vaccino, ma in generale io ho chiesto che, visto che si fa, lo si faccia per tutti i vaccini, no? Questo è uno dei grandi temi. Penso che questa potrebbe, ma guardate, il professor Simioni è stato, a parte il fatto che la sua materia questa è riconosciuta a livello internazionale, a parte questo, ma me l'ha proposto a fine della scorsa settimana e so che il dottor Flor forse sabato o domenica l'ha già incontrato. Noi siamo per sostenere un monitoraggio, no? Random, perché non è che possiamo monitorare l'impossibile, però fare delle verifiche, ovviamente ci servono dei volontari che pre e post, anzi sì, ovviamente pre lo facciamo in sede vaccinale, no? Perché facciamo il prelievo prima del vaccino e dopo, magari dopo qualche giorno, che si possa rivedere il sangue e capire se ci sono stati dei fenomeni di coagulazione o quant'altro. Questo forse è un intervento che sembra banale, però il professor Simioni ha posto la questione, a me sembra assolutamente ragionevole e intelligente. Quindi spero che vadano avanti velocemente anche con questo fatto. Da parte nostra, l'assessore dopo vi parlerà appunto degli specializzanti. In generale, questa mattina abbiamo avuto una riunione per il piano vaccinale, oggi abbiamo fatto poco più di 10.000 vaccini, anzi... nelle ultime 24 ore il report di questa mattina mi è arrivato alle 6, me l'ha mandato il dottor Mongillo. Lo mandate anche a noi? Ogni tanto, sì. 11.942. E devo dire anche una grande performance, perché se ci pensate, siamo davanti a dei vaccinatori che vaccinano in assenza di AstraZeneca e prima della sospensione eravamo arrivati a 17.000. Allora, sul piano vaccinale io voglio essere chiaro,
Abbiamo dato come target a tutti totale, poi distinto per ULS, 50.000 vaccinazioni al giorno. La macchina vaccinale programmata dai nostri ingegneri gestionali che hanno lavorato giorni e giorni per affinare la macchina con i tempi, i metodi e ovviamente rispettando le professionalità, non è che puoi dire uno senti fai come l'imbottigliatrice automatica con i vaccini, cioè sempre prevedendo dei tempi ragionevoli, la macchina vaccinale impiegherà a regime per i 50.000 1.300 persone. Che non sono mille, perché io mi rendo conto che bisogna spiegare tutto. Pensavo, io con 1.300, chissà, come fanno a farmi solo 10.000 se hanno 1.300? Sono 10 a testa, non sono 1.300 persone la siringa in mano, perché c'è tutto un processo, c'è chi fa l'anamnesi, chi si occupa dell'accoglienza, chi si occupa della sicurezza, e chi si occupa ad esempio del presidio con le ambulanze, insomma sono 1.300 persone. Capite che la partita diventa una partita importante se avessimo vaccini e se ampliassimo ovviamente la partita ai medici di base, 3.000 medici di base che potrebbero farne, se ne facessero 10 al giorno saremmo 30.000, e poi pensate a tutto il tema delle altre categorie, poi vi parlerà l'assessore Nazzarì, a tutto il tema ad esempio del welfare aziendale, come lo chiamo io continuo a chiamarlo welfare aziendale, e ringrazio tutti gli imprenditori, tutte le categorie, Confartigianato, Confagricoltura, Coldiretti, Confindustria, Federalberghi, vi dico un po' tutti quelli che ci hanno chiamato, adesso mi perdoneranno quelli che non sono ricordati, Confcommercio, i sindacati, le forze sindacali, insomma facciamo un bel lavoro e cerchiamo ancora una volta di farlo nell'interesse dei veneti. E per dire cosa? Per dire che il vaccino, se non abbiamo vaccini, ne veniamo fuori troppo lentamente da questa partita. E vi dicevo ieri il dato, case di riposo, dicembre avevamo 3.500 contagiati, oggi ne abbiamo un centinaio su 30.000 ospiti, ma lì si sono fatte le vaccinazioni in maniera poderosa. E per un'informazione di servizio, perché ci arrivano tante richieste di coloro che hanno in programma la seconda dose di AstraZeneca. Allora, noi abbiamo un ragionevole tempo perché le prime dosi sono state fatte a fine febbraio di AstraZeneca, per cui abbiamo 12 settimane e speriamo insomma che chi si sta occupando di questa partita usi 12 ore, 24 ore, 48 ore, sì che non se passano settimane e si passa oltre alle 12 settimane comincia ad esserci un problema anche di una scelta che dovremmo fare e dovremmo negoziare. Dovremmo concordare con il Ministero della Salute e con AIFA per capire se a quel punto interrompere il canale iniziato con un vaccino e fare, che so, visto considerato che a metà aprile arriverà Johnson & Johnson, arrivano 1 milione di dosi in Italia e 7.4 milioni nel secondo trimestre, magari decidere di fare Johnson & Johnson come unica dose per evitare di fare un altro, di fare tre iniezioni perché cambi il vaccino strada facendo. Però queste sono supposizioni, io spero che si risolva questo problema, si chiarisca fino in fondo, perché deve essere chiarito in maniera micrometrica tutto quello che sono queste vicende e si torni a vaccinare in maniera, diciamo, come era impostata e stava prendendo quota bene oggettivamente. Se avete domande poi vi lascio l'assessore Lanzarini. Tosato, Nicolussi, Balzan, Fois e Giacomuzzo. Buongiorno Presidente. Buongiorno. Forse è il caso di ricapitolare le principali scadenze in calendario per i vaccini, perché arrivano segnali di grande confusione da parte dei cittadini e degli utenti. Ma in che senso scadenze, scusami? Per esempio... Non mi sto distraendo, sto cercando il bollettino. Prego, prego. No, nel senso, per esempio, le classi d'età. Ci sono ad esempio ultra ottantenni che chiedono quando sarà il loro momento e chiedono, certo, anche di sapere se riceveranno una lettera o se devono ricorrere alla prenotazione online. Per le persone anziane non è semplice.
Allora, proviamo a ricapitolare. Allora, noi stiamo vaccinando adesso gli over 80, lo sapete, no? Allora, hanno già chiamato la classe 41, 40, 39 e 29, questo in base al nostro piano. Questa settimana, quindi lunedì, due giorni fa, il programma prevedeva di iniziare dalla 38 e contemporaneamente quelle più anziane, ossia dal 1911 al 32. Avevamo detto che facciamo la ricongiunzione delle due corti d'età. Lunedì prossimo, invece, toccherebbe a 37, 30, 31 e 32. 37, 30, 31 e 32 e l'ultima settimana di marzo 33, 34 e 35. Questo in base al piano regionale che noi abbiamo poi mandato alle aziende sanitarie e credo che insomma lo stiano cercando di rispettarlo il più possibile, insomma. Ecco. Posso interrompere il collega Filippo? Posso? Mi scusi assessore, ma questo tema è stato trattato anche nei giorni scorsi e continuate a darci informazioni che non corrispondono a quello che avviene nelle ULS. Cioè voi continuate a dire che queste sono le date e che le persone riceveranno la lettera a casa. Non è così. Allora, o ci date le informazioni e noi le scriviamo correttamente, vi informate con le ULS, oppure continuate a dire cose che poi creano subbuglio negli anziani. Le ULS non stanno mandando le lettere. Le ULS autonomamente, o con vostra indicazione, hanno deciso di aprire le prenotazioni online e con i CUP. Per cui non stanno arrivando lettere. È inutile che diciate queste cose. Scusate, ma è così. L'unica USL che so che ci aveva comunicato che non mandava le lettere perché c'era un problema era quella delle Dolomiti di Belluno. Sulle non altre è USL? Solo quella delle Dolomiti. Allora, purtroppo le persone anziane, dico purtroppo per noi dei giornali, seguono questa diretta televisiva. Vanno informate, assolutamente. No, no, allora, non comprano i giornali, o se li comprano non tutti. Allora, se queste sono le informazioni, però scusate, allora, ma non è così. No, ma allora, Presidente, se sei d'accordo, noi oggi facciamo ricognizione USL per USL. Singola USL, perfetto. Domani c'è anche la dottoressa Russo, veniamo con quanto ogni singola USL ci ha detto rispetto alle lettere che sono state inviate, così abbiamo la controprova. Se stanno facendo o non stanno facendo, c'è anche per noi, quindi va bene anche per noi, se dite facciamo così. Ben venga. Ecco, se posso, questa cosa delle lettere agli anziani, francamente, chiedere a persone che hanno più di 80 anni, magari 90 anni, di fare la prenotazione online mi pare poco efficace, insomma. Per cui c'è anche la telefonata al CUP. Cioè non c'è solo la lettera. Per cui sarebbe bene forse fare chiarezza. Ma no, nell'interesse del metodo. Però allora, per certi versi è anche meglio la prenotazione con CUP online, perché uno telefona, chiede, eccetera. Se il CUP risponde, che zero code. Io l'ho provato, funziona. Nel senso che in due secondi hai il giorno libero, la disponibilità oraria, e basta che l'informazione sia chiara. Perché se dicono no, non telefoniamo perché ci arriva la lettera e invece poi si scopre che la lettera non c'è, paradossalmente è anche meglio telefonare perché hai la tua disponibilità. Però ripeto, l'informazione deve essere chiara. Dopodiché, se ieri Flor ci ha detto che si procede solo con i richiami, forse l'altra verifica da fare è: vaccineremo anche queste classi visto che non abbiamo dosi in magazzino per tutti? Sì, Pfizer è arrivato ieri sera. Domani, visto che c'è la dottoressa Flor, Russo, forse è il caso. Sì, abbiamo trasformato Flor in una donna. Per dire. È sempre stato femminile. Vi do solo una dimensione: noi dovremmo avere un arrivo, così avete un dato, togliendo AstraZeneca, noi avevamo in programma AstraZeneca la prossima settimana. AstraZeneca più Pfizer 128.970 dosi la prossima settimana. Però vi dico anche che noi, in virtù del fatto del blocco di AstraZeneca, noi abbiamo 125.000 dosi di AstraZeneca che sono lì galleggianti, no, in questo momento. Perché ce le abbiamo, pensate, considerate che qui c'è anche quelle che sono stabilite per le forze dell'ordine, eccetera, insegnanti, sono lì. Nel momento in cui c'è lo sblocco riusciamo ad avere anche potenza di fuoco. Vi do un altro dato che forse è ancora più interessante,
che non abbiamo mai dato. Il totale delle vaccinazioni ad oggi è 556.366 fatte. 366. Sono tutte le dosi. Delle prime dosi sono 381.493 e le seconde dosi 174.936. Così avete il quadro, ragazzi. Se vi interessa, ieri, visto magari volete fare paginate sui vaccini, ieri abbiamo fatto 11.942 dosi somministrate, così suddivise. 6.526 sono richiami, no, sono prime dosi, e 5.410 sono i richiami, cioè i cicli completati. Cioè ieri 5.410 persone hanno chiuso la loro vaccinazione. Come no? Allora sono 11.942 i vaccini fatti ieri, 6.526 le prime dosi degli 11.000 e 5.410 i cicli completati, cioè le seconde dosi. Insomma fa 11.936. 11.009, allora, 5, le dosi sono, fammi fare un conto, sono 11.936, ci sarà una motivazione, se volete chiediamo, cioè sono 6 dosi in meno, non ve lo so dire, cioè, chiederemo. Ecco, se posso completare la domanda? Allora, no, ma dai la risposta. Se posso, ne ha facoltà. Grazie. E detto questo, perché mi sembra che stiamo, non per colpa di qualcuno, ma insomma si procede per ipotesi, se arriveranno, se saranno sbloccati, se questo, se quello, va bene. Realisticamente, alla luce di quello che è successo, di quello che sta succedendo, quali ritardi rispetto al calendario di partenza sono ipotizzabili? Ma in questa fase con questa velocità di crociera, noi perdiamo mediamente 10.000 vaccinati al giorno. Considerate che noi puntavamo di crescere per arrivare a 50.000. Però ci volevano i vaccini. Però se dovessi dire on off, noi abbiamo perso 10.000 vaccini al giorno, 10.000 iniezioni che saranno fatte anche 50-50, saranno 5.000 prime dosi e 5.000 richiami, una roba del genere. Cioè, per noi pesa molto questa partita. Quindi insomma il traguardo di mettere in sicurezza prima dell'estate una buona parte della popolazione. Io direi che ce la dobbiamo fare, resta l'obiettivo, quantomeno per la popolazione target, che per noi è quella degli over, no? Diciamo over 70, potrebbe essere già una grande sfida. Grazie. Sì, considerate che siamo qui sempre con modello previsionale, no? Perché pensate solo che abbiamo esordito, dopo un paio di settimane ci hanno detto che Pfizer non riusciva più a consegnare, tanto che abbiamo dovuto cercare di recuperare dosi per fare i richiami. Quindi non è facile gestire così, eh? Nicolussi. Allora, dunque, per completare un attimo questo quadro, stanno arrivando tante segnalazioni al nostro sito e in redazione di persone, assessore, che effettivamente rientra nelle classi citate e non hanno ricevuto le lettere. Quindi forse è meglio fare chiarezza, se domani riuscite a dire come devono fare, insomma, perché c'è un po' di agitazione. Poi volevo chiedere, Presidente, buongiorno, scusate intanto. Buongiorno. Il Ministero della Salute dice che questo blocco di AstraZeneca ci costa 200.000 dosi al giorno in meno di somministrazione. Ci sta, noi sono 10.000. Ecco, noi siamo 10.000, ma perché anche Pfizer sta facendo dei ritardi? No, anzi Pfizer ne dà di più. Volevo capire questo, ci può per cortesia dire adesso gli arrivi quali sono? Allora, gli arrivi oggi, vi do questo dato e ci metto dentro anche AstraZeneca, che così capite qual era il livello di arrivi. Sì. Noi avevamo questa settimana
arrivi totali 93.160. Sì. Il dato è aggregato tra AstraZeneca, Moderna e Pfizer. Sì. La prossima settimana 128.970. 128.970? Sì. Prego? 128. 128.970. Sempre in questo caso, ovviamente, c'è da rivedere, però non, sapete qual è il problema? Che non ho la modo di darvi la distinta. Scusate un attimo. Sì. No, non c'è la distinta in questo. Un attimo solo. Grazie. Allora, no, non ce l'abbiamo la distinta, ma ve la facciamo avere, così vi mandiamo i dati e ve li facciamo avere. Grazie. Perché io ho solo i totali qui. Ok. Perché l'altro problema che ci stanno segnalando anche tanti utenti, tanti lettori, è questo. Adesso, assessora, c'è questa grande preoccupazione da parte di oncologici, oggi ci ha scritto un diabetico, e i cardiopatici, cioè tutti i pazienti fragili che dovevano essere trattati. So che c'è confusione. Però se riuscissimo a dare un messaggio chiaro che comunque i pazienti fragili non dovevano essere trattati con AstraZeneca e capire quando toccherà a loro, perché riceviamo una valanga. No, guardate, voi state facendo un lavoro ciclopico, voi, quando dico voi dico i giornalisti, la carta stampata, le TV, ma voi in particolare che poi avete, come si può dire, cioè non è, siete nell'immediato, avete il sito, poi dovete, ecco, boh. Detto questo, vi dico che la popolazione da vaccinare è tanta, cioè quando io vi dico ieri hanno vaccinato 11.000 persone, ce ne saranno sicuramente altre 600.000, 500.000 che attendevano quella vaccinazione per quel target, per cui è comprensibile che tutti i 600.000 sperino di essere tra gli 11.000 e questo diventa il collo di bottiglia, no? Se noi avessimo vaccini riusciremmo a essere molto più performanti, quindi dire contatteremo, ci saranno le modalità di prenotazione come abbiamo detto, però capite, cioè, c'è un calendario per i pazienti fragili, loro ci chiedono, saranno avvertiti dal medico di famiglia, saranno chiamati dall'USL, come funziona per loro? Perché sono tantissime le richieste. Domani allora, è motivo dell'incontro. Voi sapete che c'è un piano, che è il nuovo piano nazionale, no? Che è stato presentato la settimana scorsa, in cui rientrano i fragili e poi le classi di età. Quindi non si andrà più per le categorie servizi essenziali, per capirci, no? E quindi si andrà solo con questi due parametri. Nei fragili sono inseriti tutte quelle persone con queste patologie che venivano citate, compresa anche tutta la disabilità che prima non era inserita, e in alcuni casi anche i caregiver e i badanti, oppure assistenti familiari, o chi insomma assiste le persone più fragili. Domani presentiamo il piano, la dottoressa Russo presenterà il piano regionale declinato da quello nazionale. Con le fasce, quindi. Sì, forse ho sbagliato io prima, non vi ho detto che la dottoressa Russo viene per quello domani. No, benissimo, quindi possiamo dire alla gente che domani ci sarà una sorta di calendario, diciamo così, ipotetico, sempre ipotetico. Sulla base delle, anche per loro. Sì. Certo, loro chiedono delle indicazioni di massa. Hanno ragione, su quello non ho che dubbi. L'altra cosa, Presidente, lei aveva detto prima dello stop ad AstraZeneca, aveva detto che comunque già erano state segnalate dalle USL un 50% di disdette di AstraZeneca dopo il blocco del primo lotto. Adesso stanno arrivando ulteriori disdette? No, perché non vacciniamo con AstraZeneca. Lo so, però siccome sono stati allertate comunque, le categorie sanno di avere come vaccino AstraZeneca. Guardate, noi è ovvio che tutta questa vicenda col primo blocco siciliano, col secondo blocco piemontese e poi con il blocco europeo, sarà inevitabile che lasci dei segni nella popolazione, e sarà inevitabile che qualcuno cominci a farsi delle domande. Per questo io dico che è fondamentale far chiarezza il prima possibile, perché più lasci sedimentare sta roba, più si presta a discussioni, a tutto quello che voi conoscete. Io penso che ci sarà sicuramente da gestire una fase di informazione importante. Ecco, appunto, però è prevista una campagna in più, non so. Vorremmo vedere prima quali saranno gli elementi per eventualmente. Sicuramente una campagna, quantomeno in un contesto vaccinale, la dobbiamo fare. Cioè, è vero che c'è il consenso informato, ma ci deve essere anche magari, che so, dei volantini, qualcosa che spiega questa storia. Però noi attendiamo, allora sono state fatte le autopsie per andare nel pratico, no? Uh-huh.
stanno aspettando degli istologici, non so che prelievi abbiano fatto, immagino che abbiano fatto dei prelievi, e poi ci sarà una conferma da parte del magistrato. Ok, grazie. Prego. Bene, a questo punto avevamo la Van Zan, poi Giacomuzzo, poi Foris. Buongiorno. Prima buongiorno. Pete no. Quindi, dopo. Le domande che volevo porvi mi pare che abbiano già avuto risposta, nel senso che l'avranno domani, disabili, malati di sclerosi multipla, i familiari, quelli che li accompagnano, tutte queste persone fragilissime domani sapremo, arrivo dei vaccini permettendo, quando potranno avere il vaccino, corretto? Yes. Boh. C'è un problema che riguarda le US, un po' tutte le US, ed è comprensibile che siano intasati di lavoro, i numeri verdi e le mail con persone che telefonano proprio per questa tipologia di richieste, ma anche altre, e non hanno risposta. Visto che domani fate un po' la verifica con letterine, tipi di prenotazione, eccetera, potete verificare anche com'è la situazione sui numeri verdi? Perché è inutile farli se poi non funzionano, ben sapendo che la situazione è ovviamente di desiderio di avere tante risposte, tante richieste, probabilmente poco personale, però questa è un'ipotesi, è una richiesta. Mentre invece, Presidente, le chiedo se ha in mente come organizzare la trafila dei riservisti, perché può capitare che nelle sedute vaccinali, ne abbiamo parlato stamattina, nelle sedute vaccinali qualcuno per un motivo X non abbia la possibilità di presentarsi, magari perché sta male. Anche linea, una sola dose rischierebbe di essere sprecata. No, ma la linea di ragionamento è questa: rispettare il target, perché se tu stai vaccinando over 80, over 70 o quello che è, o oncologici, insomma, in base alla vaccinazione. E a me sembra che prenda sempre più forma l'idea di sapere che chi è il giorno dopo potrebbe essere raggiunto una telefonata da quello del giorno prima, che la situazione è proprio per rispettare il target, rispettare le priorità, rispettare tutto. Poi c'è anche la soluzione, diciamo, più, come si può dire, on the road, che si potrebbe applicare, che si applica, che è quella di dire a fine giornata chi si presenta alla porta, se c'è una dose, piuttosto che buttarla via. Però se noi raggiungiamo quelle telefonate e quelle del giorno dopo, riusciamo invece a dar corso a una campagna vaccinale che abbia un suo criterio, no? E rispetto delle categorie vaccinali. Quindi il tema è ancora in fase di discussione, cioè non avete preso ancora... No, il tema è in fase di discussione, sì. Però è pur vero che se i nostri DG hanno libertà, cioè si liberano, diciamo, delle dosi, la prima cosa da fare è telefonare. Questo è quello che abbiamo detto. Si considerate che poi questi sono tutti temi di organizzazione che è seguita dalla prevenzione, cioè non è che noi ci occupiamo anche di questi aspetti, però abbiamo dato questa indicazione, insomma, di fare questa waiting list, questa lista d'attesa, ma potrebbe essere benissimo la lista del giorno dopo. Ti chiamano e dicono: guarda, cioè, se si presenta nel pomeriggio anticipiamo la sua vaccinazione, questa è l'idea. Sì, non facile, guardate, dateci una mano anche a far capire e comprendere i venti, che non è facile, perché la mole delle sollecitazioni è talmente grande che è come fare un grande viaggio in aereo. Adesso siamo in una fase delle turbulenze, quando saremo arrivati tutti in aeroporto di destinazione diranno: ah, vabbè, c'è più caldo, ho lasciato il freddo, c'è più sole, cioè, purtroppo in questa fase bisogna stare con la cintura tirata e fermi al posto, c'è niente da fare. L'ultima domanda, Presidente. Ieri il dottor Flore aveva detto che tra ieri e oggi avreste valutato un po' il piano di diluizione, lui ha usato questo termine, nelle attività programmate, chirurgiche o altre nei vari ospedali, Padova e Verona. Ci sta lavorando. Va bene. Sì, confermo. Sì, questa è una roba meramente tecnica, anche questa. Giacomuzzo e poi Fois. Cambio argomento, buongiorno a tutti. Buongiorno. Presidente, avete avuto delle richieste da parte dei sanitari per far aprire in deroga le scuole per i minori, magari quelli più piccolini, un po' come fanno alcune regioni. Quali regioni? Per esempio, e come? Penso a quella ordinanza che ha firmato Fugatti, Trento,
che consente di aprire da 0 a 6 anni la scuola per i figli dei sanitari, perché loro sono impegnati al lavoro. È un'ordinanza che sta suscitando parecchie polemiche, no, però al momento è operativa. No, e tra non conosco l'ordinanza, però è altrettanto vero che anche i figli degli altri lavoratori hanno problemi. Cioè non conosco l'ordinanza. Non mi risulta siano arrivate richieste. A noi richieste di questo tipo non sono arrivate, se la domanda è questa. Ci siano ma non sapevo neanche dell'ordinanza, sinceramente. Per capire se c'erano state, perché in Italia, sparse in Italia, poi mi sembrava anche... Io oggi non ho contezza di richieste specifiche di questo tipo. Va bene, grazie. Prego. Fois. Buongiorno. Buongiorno. Mi ricollego subito a questa domanda perché effettivamente ci sono delle difficoltà anche molto importanti sulla didattica a distanza che ci arrivano dalla provincia di Belluno, dove esistono paesi in cui il collegamento via internet o non c'è o è molto lento. Addirittura un sindaco ci ha raccontato che ha ospitato una bambina nel suo ufficio perché da casa sua non era in grado di poter seguire le lezioni, per cui da questo punto di vista effettivamente anche loro chiedono se si possa fare una deroga che prenda atto dell'oggettiva impossibilità di proseguire con la didattica a distanza in alcune zone che poi sono anche piuttosto circoscritte, alcuni comuni. Va valutato il caso, va capito qual è il problema, non ce lo sentiamo adesso, cioè noi siamo stati contattati da questo sindaco. Va bene, poi volevo parlare un po' delle case di riposo, perché ci segnalano questo fatto, soprattutto un caso molto specifico per quello che riguarda le case di riposo per i degenti in stato vegetativo con coscienza minima. Adesso che siamo tornati in zona rossa, le visite sono state bloccate. Ieri ne abbiamo parlato di questo, cioè rientra nel DPCM, purtroppo anche le realtà che hanno la stanza degli abbracci, che comunque si erano organizzate, ma un po' tutte le nostre realtà si sono organizzate, si ritrovano questa difficoltà, ma l'assessore può essere ancora più preciso. Sì, io glielo chiedevo anche perché loro sostanzialmente dicono, ma come siamo tutti vaccinati, sono vaccinati loro, siamo vaccinati noi, dovrebbe essere una zona franca oramai. Ma il problema è quello delle visite fuori comune, no? Nel senso, in zona rossa si può andare solo se la casa di riposo non è nel tuo comune, perché ce l'hai nel comune vicino, non potresti andare, questo è il limite principale che abbiamo parlato anche ieri con l'avvocatura. Mi risulta che la prefettura di Venezia stia cercando di dare un'interpretazione, perché chiaramente uno può andare per assistenza, è previsto nel DPCM, quindi uno è stato vegetativo, oppure anche nel caso debba portare qualcosa all'anziano che gli serve, insomma, per all'interno della struttura. Quindi stavano comunque cercando di dare un'interpretazione, ieri mi dicevano la prefettura di Venezia, che ha parlato insieme alla nostra avvocatura, proprio per cercare di andare incontro a queste. Il direttore sanitario ha, diciamo, può decidere comunque di bloccare le visite autonomamente, anche questo ci chiedo. Sì, non sono la gestione nostra, certo, del riposo. Ho capito. Va bene, io sarei a posto. Volevo tra l'altro ricordare, visto che prima si parlava delle distinte nelle forniture di vaccini, che almeno andando a memoria da quello che ha detto Flor, questa settimana non è previsto nessun arrivo di Moderna, ne arrivano 30.000 la settimana prossima. Esatto. E le dosi di Pfizer arrivate, presumo, ieri sera erano 56.000. Sì. Ecco, a posto. Hai studiato? Ho studiato. Altre domande? Nicolussi. Allora, a me interessa moltissimo lo studio che vi ha proposto il professor Simioni. Si può avere qualche dettaglio in più? Guarda, ne ha parlato con me e poi con il dottor Flor, ci siamo confrontati, ma sostanzialmente valutare la capacità di coagulazione, il grado di coagulazione del sangue pre e post vaccino. Ma quando parte su un campione ha già siamo pensato un campione? Siamo ancora davanti a un progetto che deve essere scritto e poi deve essere presentato al comitato etico. E lo scrive lui? Sì, è suo. Invece la seconda cosa, vedo che oggi è stata diffusa la lista che aveva preparato Arcuri sulle spese che erano state autorizzate alle regioni per quanto riguarda l'acquisto dei DPI, ma anche di strumentazioni, ventilatori, eccetera.
e lui ha ridimensionato molto le spese. Per esempio la Lombardia aveva dichiarato una spesa di 900 milioni e lui l'ha ridimensionata a 160 milioni. Il Veneto è quello, vedo dalla classifica, che ha avuto ridimensionamento minore, 5 milioni di euro rispetto a quanto richiesto come rimborso. Volevo soltanto chiederle questo, Presidente. Scusa, puoi dire su quanto? Sì, allora, Veneto... No, dico per chi ascolta. Sì, sì, sì. 200 e passa. Allora, no? Veneto, su 235.310.190 euro ha avuto un ridimensionamento di 238.579.161. Insomma, c'è una discrepanza di 5 milioni di euro. Cioè, il ridimensionamento di 5 milioni? Sì, esatto. Cioè, ci hanno tagliato 5 milioni di euro. Esatto. Ecco, volevo capire... Sì, sì, allora aspetti, vi leggo la data che ci hanno mandato. La data è dal 31 gennaio al 31 maggio. Ecco, volevo capire, questi 5 milioni che vi hanno tagliato è perché alcune spese erano state centralizzate e quindi voi non dovete... Ma è probabile, andremo a vedere. Cioè non, noi abbiamo, ci siamo comportati con estrema correttezza. Voglio ricordare anche per... a beneficio di quelli che pensano sempre di farle, di scoprire le, diciamo, le cose nascoste, che noi abbiamo dato in carico due legali per fare, diciamo, la storia, seguire la storia civilistica e penale di tutto quello che è stato fatto, quindi raccogliendo e dando vita a dei tomi tutte le mail, tutte le offerte di, cioè, tutto quello che cioè, tutta la movimentazione anche cartacea di offerte, non ci sono solo le telefonate, perché non è che registrano le telefonate in azienda zero, e consegnate alla procura in via preventiva. Grazie. Senso, sì. No, Padova mi sembra questa. Okay. Sì, 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 ma ed è sempre in itinere, man mano si formano, diciamo, fa ogni 2-3 mesi, tac, chiude il blocco e porta. E in maniera tale che ci sia la massima trasparenza, per cui abbiamo probabilmente questi 5 milioni di euro saranno, andremo a capire per cosa, se siamo convinti che non erano dovuti ricorreremo, ma cioè non adesso verificheremo. Penso che sia già un bel merito vedere che sono state riconosciute la quasi totalità delle spese fatte dal Veneto. Ecco Presidente, possiamo avere un piccolo riepilogo, finora quanto ha speso il Veneto e quante donazioni avete ricevuto? Sulle donazioni è assito, io se non ricordo male, sono quasi 58 milioni più o meno, ovviamente non tutti diretti al conto della regione, che deve essere stato 38 milioni, e poi il re, comunque c'è tutta una raccolta delle donazioni con i singoli nomi, anche di chi ha versato un euro, e noi abbiamo dato la gestione di tutto questo al dottor Masullo, che è capo del bilancio in Veneto, e l'avvocato Caramella in qualità di segretario generale, segretario di giunta, e se non ricordo male c'è il dottor Flor e poi c'è qualcun altro, adesso non ricordo, ma è una commissione fatta ancora qualche mese fa. Ok. E invece il totale della spesa, se lo ricorda, quanto avete speso più o meno? Perché qua c'è solo fino al 31 maggio, poi... Io penso che siamo abbondantemente sopra mezzo miliardo. Ricordo male, eravamo sui 600 milioni, compreso personale, insomma un po' tutto, sui 600 milioni a fine anno. Considerate che abbiamo assunto 1200 medici, tanto per dare un dato. A fine anno... 1200 medici. Sì, sì, tra le tante cose, non so, noi abbiamo comprato, ma anche portato a casa tanti respiratori dalla struttura commissariale, ma ne abbiamo anche comprati, siamo passati da 464 terapie intensive a 1016 tra allestite e allestibili, insomma, nel senso che noi abbiamo 1016 posti, ovviamente 1016 vuol dire mummificare la sanità sotto certi aspetti. Ma molto altro ancora, pensate alle subintensive, noi abbiamo preso ma centinaia di postazioni da subintensiva. Io ricordo ancora che in piena crisi a marzo chiamavamo per avere i letti, cioè abbiamo comprato penso 150-200 letti in postazione. Insomma, in questa raccolta che è stata fatta, che c'hanno le procure, c'è tutto. Okay. Però insomma, se qualcuno vuole dati, li chiediamo ufficialmente all'azienda zero, queste sono tutte attività dell'azienda zero. L'ultima cosa al volo... In tutto questo, diciamo, contesto, chiamiamolo così, di AstraZeneca,
si è avuto un po' l'impressione che gli esperti siano stati un po' scavalcati dalla politica, nel senso che AIFA fino a pochi minuti prima dell'annuncio ufficiale ha continuato a ribadire che non era stato ancora dimostrato il nesso causale tra gli eventi avversi letali e la somministrazione di AstraZeneca. Pochi minuti dopo, in seguito a un vertice tra il ministro Speranza, il premier Draghi e il contatto con Merkel, il governo ha deciso la sospensione di AstraZeneca. Ecco, voi come regioni, come avete vissuto questa cosa? Cioè, vi era stato detto ad AIFA andate avanti tranquilli e poi siete state colte di sorpresa? No, allora, sono state ore concitate. Perché far credere ai cittadini che sia stata, lo dico per me, no? No, chi lo perché fa? Uno che legge il giornale, guarda la TV, cioè dice, beh sì, no, sono state ore concitate. Abbiamo iniziato con il mattino dove la procura di Biella manda i NAS in tutte le regioni e anche il ministero dice bloccate questo nuovo lotto. Poi io ho parlato quel mattino, intorno a mezzogiorno, prima di scendere, ve l'ho detto, Alda ti ricordi? Prima di scendere, perché mi ricordo che c'eri in conferenza, e ho parlato con il ministro Speranza e ho parlato anche con il presidente Palù, e mi ha detto entrambi, beh, c'è un nuovo lotto da bloccare, si blocca, nel senso che non si discute davanti a una procura, non ci mancherebbe. Dopodiché la doccia fredda, la Germania blocca, onestamente, qual è il paese che davanti a un blocco che prende corpo a livello internazionale si gira dall'altra parte? Cioè, insomma, sì. Quindi se blocco è prudenziale, precauzionale, ma ci sta, guai non farlo, prima viene la salute dei cittadini, cioè stiamo facendo le vaccinazioni per salvare la vita, no? Giusto? Quindi il principio resta quello, però adesso chiarire e via, una volta chiarito si va avanti, quindi sicuramente erano ore concitate, cioè non... dopodiché mi metto nei panni anche di chi ha preso questa decisione, perché ho visto che Spagna ha chiuso, sì, tutti, poi Francia, hanno chiuso tutti. Germania, ma è iniziato la Germania, Repubblica poi... del Congo, tutte hanno chiuso, l'Austria alla fine si è riunita. La Gran Bretagna mi sembra di capire che non ha chiuso, no, la Gran Bretagna hanno solo AstraZeneca del resto, è il loro vaccino, certo, è il loro vaccino. Allora c'è un'ultima domanda, ultima di Tosato e poi Petenò che per le sintesi. Presidente, il vostro algoritmo, il vostro modello previsionale è ancora attivo? Yes. E che cosa prevede sul mi sforzo fronte... di parlare in inglese. E che cosa prevede sul fronte dei contagi? Glielo dico perché i numeri di oggi, anche se voglio dire adesso si parla molto di vaccinazioni perché è il tema del giorno, ma i numeri di oggi sono numeri molto preoccupanti. Ma anche quelli di ieri. E anche quelli di ieri, certo. Sì. Importante resti agli atti che noi diciamo tutti i giorni come sta andando la situazione. I modelli ci danno una proiezione in ascesa, di sicuro fine marzo sarà la parte diciamo probabilmente più impegnativa. Speriamo che ci aiuti un po' la buona stagione e che dall'altro ci aiuti la campagna vaccinale, anche quella fatta ragazzi, perché se riusciamo se si riesce a dimostrare che la vaccinazione nelle case di riposo comunque ha messo in sicurezza gli anziani, già è qualcosa, anzi già sarebbe un grande obiettivo, perché poi se andate a vedere l'età media di chi perde la vita, insomma è su quel fronte. Sulle terapie intensive, prima di arrivare a fine marzo nel modello si possono oltrepassare anche gli ulteriori 100 persone di presa in carico, quindi arrivare a oltre 300. Quindi sembra quasi una replica di marzo dell'anno scorso, no? 31 marzo avevamo 356 terapie intensive attivate e 2068 pazienti in ospedale. Se guardate i dati con questo tasso di crescita, per il 2068 li passeremo, perché siamo già a 1008. Però le terapie intensive c'è il rischio veramente che andiamo a eguagliare marzo. Quindi per dirlo ai cittadini, tradotta velocemente, siamo nella situazione di marzo. 2068 31 marzo e 356 terapie intensive il 1 aprile. Questi sono i due picchi massimi della prima fase. Adesso abbiamo 1008 e 204 terapie intensive, se non ricordo male, 209.
Posso dare la parola a Petenò? Filippo? Sì, sì, certo. Sì. Petenò. Tornando al piano vaccinale, buongiorno Presidente. Buongiorno. Tornando al piano vaccinale, adesso domani verrà presentato quello rispetto regionale rispetto al nuovo aspetto nazionale, ma lei dice c'è questo aspetto di AstraZeneca, questo terrà conto di una situazione di AstraZeneca certo, ancora bloccato, e cioè ci sono perciò un piano A e un piano B sul piano vaccinale. E un'altra cosa sulla diffusione poi su come procedere nella vaccinazione, si parla anche, oltre ai medici di base, anche delle farmacie, e so che ci sono anche su questo degli incontri anche del Ministro Speranza su questo aspetto. Che può dirci? Beh, vi posso dire che il piano vaccinale va avanti con i suoi target, ovviamente tiene sospesa la vaccinazione di AstraZeneca, che in questo caso, ancora in questa fase, resta una vaccinazione di prima vaccinazione, perché ancora non si sono maturati i tempi per i richiami per chi ha già avuto la prima vaccinazione. Quindi se oggi andassimo a vaccinare con AstraZeneca sarebbe una prima vaccinazione. Quindi abbiamo questa fortuna in questa fase. E ovviamente appena si chiarirà il problema AstraZeneca torneremo a vaccinare oppure a pensare a una soluzione per chi ha avuto solo una dose di AstraZeneca. Per quanto riguarda le categorie vaccinali, coloro che fanno il vaccino, che praticano l'inoculazione, c'è anche la previsione per i farmacisti, e dopo ve ne parlerà anche l'assessore Lanzarin, ed è una delle categorie che sta ovviamente chiudendo l'accordo nazionale. Lei è preoccupato per come viene rivisto il piano vaccinale rispetto ad una situazione che è ancora in itinere? In ogni caso la macchina è pronta a affrontare una situazione in tutti i suoi aspetti, con tutti i problemi che ci sono, sentivamo, prenotazioni, come mettere in piedi un'organizzazione che ovviamente è complessa rispetto anche agli utenti che chiedono di essere vaccinati e di avere la certezza perlomeno di sapere più o meno quando potranno essere vaccinati. La macchina è una macchina complessa, performante, ovviamente poi con tutti i limiti che possono avere qualsiasi struttura organizzata può avere davanti a numeri come questi. E siamo preoccupati perché il non avere una dose che rappresenta la metà delle nostre dosi di un vaccino che è AstraZeneca rallenta in maniera importante la nostra capacità vaccinale. Su 20.000 vaccini che si possono fare al giorno, 10.000 li perdiamo in questa fase. Ma vi faccio notare, vi ricordate quando io dissi di coinvolgere i veterinari per i tamponi? Apriti cielo. Biden ha coinvolto i veterinari per le vaccinazioni e ha fatto bene. Veterinari e dentisti. Abbiamo un ultimo voice, poi chiudiamo. No, scusa. Ma se è gratis dovrebbe essere gratis per tutti allora. No, perché chiedo scusa per l'intromissione. Oggi sul Gazzettino abbiamo pubblicato un'intervista a un medico italiano, una dottoressa italiana, che da tempo lavora a New York. Non la parto di neonatologia. Prego? No, ho detto sì. E lei ci ha raccontato che si offrono volontari per andare a fare le vaccinazioni il sabato, quando hanno un giorno di riposo, e non vengono pagati. Ma non lo chiedono neanche il compenso. Ma questo è un paese strano. Quando a marzo, scusatemi se lo dico, dissi, senza mettere a repentaglio la vita degli animali, ci mancherebbe. Ma se c'è un respiratore a disposizione, siccome la macchina è sempre la stessa, facciamoci aiutare anche dai veterinari, apriti cielo, c'è già gente che davanti alla tragedia totale si è messa a disquisire sull'utilizzo del respiratore che è veterinario. Forse io capisco che non tutti hanno, diciamo, le basi di clinica e di anatomia e queste robe qua, però non sono bestialità. Si è mosso il mondo dagli animalisti a me, poi gli animalisti, cioè. E un ultimo voice, poi chiudiamo se non ci sono altre domande, grazie. Una domanda rapida per quello che riguarda la situazione a Schiavonia, dove erano stati segnalati dei ritardi per quello che riguarda l'esito dei tamponi, siccome continuano a segnalarci di gente che sta aspettando di avere l'esito del test molecolare. Ne abbiamo parlato anche
qualche giorno fa, volevamo sapere se c'era. Ma scusa, si può avere un nome di questi cittadini? Sì. Perché per noi sarebbe, se ci dai oggi il nome, certo, domani c'è la risposta in diretta, anche per capire in che laboratorio il tampone, hai capito? Dicevano che era rientrata, Però dateci il nome. Verona e Padova che hanno andato in soccorso, la cosa era rientrata, però. Verifichiamo col nome del paziente in maniera tale che vediamo anche dov'è il tampone. Perché... Perfetto. Grazie. Grazie. E con questo grazie, a domani. No, che domani. Scusa, assessore, io travolto dalla fretta. Perdonami. L'assessore Raffari, scusate. Prego. Arrivederci. No, io non mangio a mezzogiorno. Non importa. Allora, prego, assessore, scusa. Premesso che non è facile per noi, per la prevenzione regionale e neanche per le prevenzioni SISP, insomma le aziende sanitarie, programmare in maniera puntuale questa vaccinazione, perché non è una vaccinazione come quella che facciamo abitualmente con i calendari, insomma, in cui sappiamo tutto e quindi riusciamo a programmare al centesimo. Questa è una vaccinazione, voi capite, insomma, molto difficile, perché è legata agli approvvigionamenti che ci arrivano e che ogni settimana cambiano, no? E quindi anche tutti i discorsi che abbiamo fatto prima rispetto, appunto, a persone che si aspettavano che arrivasse la lettera, non è arrivata, o comunque non riescono a contattare, o comunque che, non so, dicono che comunque una 15% delle lettere anche non arrivano e quindi poi comunque contattano, insomma. Quindi spero che capiate, insomma, non è semplice, però cerchiamo di dare le giuste informazioni. Raccogliamo per domani, io ho già scritto, finché ero prima voi parlavate, ho già scritto, insomma, a questo punto, di raccogliere puntualmente USL per USL la situazione rispetto agli over 80, quindi ci dedichiamo a questa fascia, che è la fascia che oggi stiamo vaccinando, per capire effettivamente dove sono arrivate, fino a che corte le lettere sono state mandate, se per le corti successive non stanno pensando di mandare la lettera o quindi di fare la prenotazione con il CUP, col zero code, eccetera. Insomma, quindi cerchiamo di fare chiarezza, perché quindi diventa più semplice per noi, per voi, ma anche sicuramente per le persone che ci ascoltano e che vogliono informazioni. Questo lo capiamo, perché vi assicuro che siamo, penso come voi, tempestati da messaggi, mail, telefonate, con di tutto di più. Detto questo, allora, è chiaro che noi stiamo organizzando una campagna vaccinale a più voci, chiaramente sempre vaccini permettendo, che parte sicuramente dal piano che diceva il Presidente, che è quello che a regime arriva a 50.000 vaccini al giorno, con i 1.300 persone che il Presidente citava, che quindi devono essere arruolate, impiegate o comunque dislocate rispetto ad altri servizi per far funzionare i 58 punti vaccinali che ci sono, ma anche eventualmente punti nuovi, se dovesse esserci la necessità di avere punti nuovi. Però accanto a queste ci sono tutta una serie di linee parallele che quindi entrano in funzione e che sono tutte linee dettate anche da il piano nazionale ultimo, quello che è stato presentato dal generale Figliuolo, e in parte anche qualcosa dal commissario Arcuri precedente. Allora, voi sapete, abbiamo già chiuso la linea con i medici di medicina generale, è stata presentata ieri, e anche in questo caso con i medici di medicina generale che si stanno organizzando, una parte dei super fragili, quelli che citavate prima, quindi che può essere la persona anziana a casa, malata con problemi di diabete, piuttosto la persona con problemi cardiocircolatori, eccetera, potrebbe essere raggiunta dal proprio medico di medicina generale a casa, se ha problemi anche a spostarsi, e quindi ci sarà anche un incrocio rispetto alle banche date e quelli che stiamo vaccinando noi, quei super fragili, eccetera, proprio per trovare anche questo punto di incontro con loro. Poi saranno quelli che, appunto, vaccineranno nel proprio ambulatorio. Accanto quindi ai medici di medicina generale che entreranno nella vaccinazione, c'è oggi, abbiamo chiuso con delibera di martedì e passato il lunedì in osservatorio regionale specializzandi, l'accordo con i specializzandi,
che prevede quindi l'impiego dei specializzandi dal primo anno in su, fuori dall'orario dei corsi della formazione, quindi noi pensiamo che potrebbero essere utilizzati il sabato, la domenica o comunque durante le ore serali. Abbiamo fatto una ricognizione con le due università e a Padova dovremmo avere circa, insomma, hanno fatto una prima insomma verifica, un migliaio di specializzandi, e a Verona sui 350, quindi in totale 1350 specializzandi. Questi verranno, in base all'accordo nazionale, avranno un contratto di lavoro autonomo, un contratto di lavoro a tempo determinato di lavoro autonomo, che è legato all'emergenza ed è stato pattuito anche a livello nazionale, quindi non l'abbiamo recepito. Mi sembra un compenso di 40 euro orari lordi. Ci sono in itinere altri tre protocolli e possibilità che hanno sempre già avuto l'avallo a livello nazionale, e quindi noi stiamo contattando gli ordini e i vari raggruppamenti, che sono quello con gli odontodiatri, quindi stiamo dialogando con loro. C'è l'apertura anche sui pediatri di libera scelta e sui specialisti ambulatoriali interni, i SAI, specialisti ambulatoriali interni, di specialistica interni. Quindi questi sono già tre accordi che sono passati a livello nazionale, ci sono già arrivati dalla conferenza delle regioni, e che adesso noi stiamo facendo i singoli tavoli per poi definire con loro modalità e contenuti, insomma, di questi accordi, perché poi gli accordi non entrano nello specifico ma danno la possibilità, insomma, di arruolamento di questo personale. Nel piano generale Figliuolo ci sono anche le farmacie, quindi sono inserite anche le farmacie, però ad oggi non c'è un accordo nazionale e quindi non si è ancora raggiunto un accordo nazionale. Io sono in contatto chiaramente con le sigle venete e siamo in attesa di raggiungere un accordo nazionale per poi declinarlo anche in questo caso su base regionale. Però non c'è ancora, mentre negli altri casi che vi ho citato c'è già un accordo nazionale, c'è già arrivato in maniera ufficiale, in questo caso con le farmacie non c'è ancora l'accordo nazionale, quindi aspettiamo e vediamo. Chiaramente sono tutti, noi stiamo preparando tutti questi accordi perché nel momento in cui in aprile, insomma in maggio, non lo so, avremmo vaccini, possiamo, voi capite, insomma, mettere insieme tante forze, possiamo pensare che alcuni centri possono anche raddoppiare, aumentare i box, le unità vaccinali, e anche quindi vaccinare anche ancora più persone, insomma. Accanto a questo c'è anche l'accordo, il protocollo tipo, e mi pare che venerdì o giovedì, o domani o venerdì, non lo so esattamente, ci sia la cabina di regia tecnica con le aziende, le sigle sindacali, per declinare poi i contenuti dell'accordo per la vaccinazione all'interno delle imprese. Bene, scusandomi ancora per l'accaduto, darei la parola a chi ha domande. Nicolussi. Assessore, mi scusi, quando partono gli specializzandi a vaccinare e quando partono i medici di base? Perché noi hanno detto che loro sono già pronti e utilizzeranno gli spazi che stanno già utilizzando per i tamponi. Allora, i medici di base, c'è stato un incontro tecnico ieri pomeriggio, io non ho partecipato, quindi non ho, insomma, le ultime notizie rispetto all'incontro tecnico, ma credo che, cioè, noi stiamo dando istruzioni, se chiaramente c'è la volontà e la possibilità di iniziare a vaccinare. È chiaro che in questo momento dobbiamo dare Pfizer e quindi, voi sapete, insomma, diventa più difficile, cioè, quindi potrebbero pensare di fare la vaccinazione a domicilio come prevista per i superfragili, ma non è così semplice, quindi credo che, visto che giovedì ci sarà anche il pronunciamento su AstraZeneca, quindi domani mi pare, sì, da parte di EMA, sicuramente, insomma, metteremo insieme un po' tutte queste questioni, quindi settimana prossima penso, insomma, a sto punto, spero, penso. Anche per gli specializzandi la prossima settimana? No, con gli specializzandi adesso, quando avremo vaccini, chiaramente, perché gli specializzandi li metteremo appunto anche da impiegare il fine settimana
oppure l'apertura serale, ma chiaramente dipendono da come prosegue la campagna vaccinale. Quindi appena ci sarà contezza di quante ce ne arrivano, in che quantità, come riusciamo a rimettere in piedi la campagna vaccinale, faremo la suddivisione per USL o comunque per territori dove questi possono effettivamente andare. Ricordiamolo che è sempre su base volontaria. E su base volontaria la vaccinazione, sì. No? No, anche per gli specializzandi. Ah, per loro è volontario, sì, mentre sì. Per i medici di famiglia è obbligatorio. Medici di famiglia è obbligatorio. Allora il ministro a domanda specifica ha detto lo do per scontato, quindi lo dà come obbligatorio. Sì. Ok. E l'ultima cosa, assessore, mi scusi, che scrivo volontario. Okay. Specializzante volontario, sì. Ecco, l'ultima cosa le chiedo, perché in questi giorni di grandissima concitazione è arrivato sul tavolo degli esperti nazionali un ulteriore problema che è stato avanzato giustamente dalle categorie dei medici, perché loro dicono che questo ritardo nella campagna vaccinale rischia di creare un doppio caos, perché noi dovremo rifare il vaccino, visto che siamo stati i primi ad essere vaccinati, a giugno. E quindi come si inserisce questa seconda tornata di vaccinazioni in un quadro già così caotico? Avete avuto qualche indicazione? Abbiamo avuto indicazione, non mi sembra che non ci sia ancora l'indicazione chiara di quanto dura, di qual è la durata della protezione. Sul giardino di Pfizer c'è scritto 6 mesi. Sì, però mi sembrava che anche AIFA e poi anche a livello di ministero, insomma, stavano cercando di capire, ci comunicheranno, non abbiamo ancora nessuna comunicazione, quindi per il momento insomma non abbiamo queste notizie, neanche insomma non stiamo affrontando questa cosa, vedremo cosa succede insomma nelle prossime settimane. Grazie. Banza. Assessore, scusi, lei ha detto una parte dei super fragili, persone che sono a casa malate, potrebbe essere raggiunto dal proprio medico in medicina generale. Questo condizionale da cosa dipende? Decide il singolo medico se andare a casa o lo decidete voi, lo decide l'ULS? Allora, nell'accordo, se avete visto ieri i numeri, mi sembra, no, mi sono state consegnate anche, non avete visto dei numeri ieri, sull'accordo, e era un'ipotesi, era quella di 15 vaccinazioni a domicilio per i medici di medicina generale, quindi 15 per... E quindi tra questi 15 potrebbero esserci delle persone che rientrano nelle categorie dei super fragili e che sono a domicilio e che sono vaccinate dal proprio medico. Sarà il medico, cioè, allora, siccome un medico ne avrà più di 15 oppure ne avrà meno di 15, non lo so, adesso capiremo come il medico, in base, però ricordiamolo, non c'è che il medico vaccina così perché decide, il medico vaccina in base alle categorie che noi metteremo nel piano. Quindi se ha chiaramente, se c'è la categoria delle persone che hanno, che sono in ossigenoterapia e ha 2 pazienti, non lo so, che sono a casa in ossigenoterapia, potrà vaccinare i 2 pazienti che sono in ossigenoterapia, faccio un esempio. Altre domande? Bene. No, lasciamo passare un po' per domande. No. Rieccoci nuovamente in studio. È terminato dunque il punto stampa di oggi del presidente della regione Zai e dell'assessore Manuela Lanzarin sulla situazione dell'epidemia e sulla situazione della campagna vaccinale dopo la sospensione precauzionale del vaccino Pfizer, del vaccino AstraZeneca. Scusate, ora si procede quindi soltanto con Pfizer e Moderna con le seconde dosi e in alcuni casi per quanto riguarda gli over 80 anche con le prime dosi solo di questa tipologia di vaccini. In questa seconda parte della nostra diretta, come ogni mercoledì, spazio alla CGL con la possibilità anche da parte di voi telespettatori di intervenire con le vostre domande. Il tema di oggi, della puntata di oggi, è un tema sicuramente di grandissima attualità e
di particolare interesse soprattutto per le famiglie. Stiamo parlando delle misure a tutela e prestazioni per quanto riguarda la maternità e la paternità. Saluto quindi subito gli ospiti che ci aiuteranno a fare chiarezza su questo tema. Benvenuto dunque a Mauro Visentin, segretario generale della CGIL di Treviso. Buongiorno Visentin. Buongiorno. Buongiorno, grazie per essere con noi. Dopo abbiamo due operatrici del patronato Inca, ne vedo una sola, Maria Ida Miotto e Alessandra Polegato, penso che debba collegarsi anche la sua collega, no? Tra pochissimo. Mi sentite? Pronto? Mi sento bene. Ecco, allora noi, Visentin, cominciamo subito con lei. È un tema, questo diciamo, molto importante e di grandissima attualità, perché purtroppo, insomma, la situazione che ci stiamo trovando a vivere in questo momento, con la zona rossa, con la chiusura totale delle scuole di ogni ordine e grado, quindi con mamme e papà che si trovano con i bimbi anche piccoli e piccolissimi a casa, ovviamente diventa di grandissimo interesse, proprio perché sta creando moltissimi problemi a tante famiglie che si sono e che si vedono costrette a rivoluzionare completamente la propria vita. Visentin, dunque, di che tipo di misure stiamo parlando? Stiamo parlando sostanzialmente di misure che vadano incontro a quei lavoratori che hanno dei figli, soprattutto dei figli minori e soprattutto dei figli piccoli, e che come dire, devono essere accuditi, e pertanto misure legate alla tutela del minore, ma anche alla tutela della famiglia, e inoltre a tutela anche delle mamme che o sono in attesa di appunto partorire, oppure hanno appena partorito. Da qualche tempo nei contratti e negli accordi con i governi che si sono succeduti ci sono delle novità, alcune novità come dire, che cambiano un po' anche il paradigma e le necessità delle come si dice delle famiglie. Prevedono i congedi parentali anche per i papà, e questa è come dire una scusi utile la devo interrompere un attimo, perché abbiamo una fascia pubblicitaria di rigore proprio ora. Eccoci nuovamente in diretta con il nostro telegiornale. Allora, tutela e prestazioni per maternità e paternità, ne stiamo parlando con la CGIL di Treviso, Mauro Visentin, segretario generale, poi Maria Ida Miotto, e si è collegata ora anche Alessandra Polegato del patronato Inca. Allora, nuovamente in diretta, vi ricordo naturalmente anche per voi telespettatori c'è la possibilità di intervenire con delle domande in diretta al numero che vedete in sovraimpressione, 0422 162 8332, per intervenire in diretta. Allora, Visentin, prima della pubblicità stavamo dicendo di queste novità introdotte dal legislatore proprio per quanto riguarda, no, queste misure di sostegno per la maternità e la paternità. Ecco, non sento l'audio di Mauro Visentin, forse... Sì, si sente? Ecco, adesso la sento, sì. Sì. Bene, dicevo che da qualche tempo, non molto per l'esattezza, ci sono anche delle novità per quanto riguarda i papà, che non erano tempo fa contemplati se non in maniera del tutto marginale nell'utilizzo dei congedi parentali. Le novità sono di due tipi, dicevo prima, quelle contrattuali e quelle concordate con i vari governi.
Nella fattispecie ci sono delle novità proprio contingenti legate alla situazione di pandemia e legate alla situazione anche di zona rossa, per cui della chiusura delle scuole o di infezione da parte dei figli o addirittura oppure anche per la quarantena, dove per i genitori di figli appunto che sono minori di 14 anni è possibile, anzi di 16 anni, è possibile utilizzare il lavoro agile, lo smart working così come viene chiamato, oppure un congedo parentale, per cui l'assenza dal lavoro, che viene indennizzata al 50% della retribuzione. Questo limitatamente ovviamente alla situazione di pandemia. A questo proposito mi ha dato l'assist per una domanda che volevo farle dopo, ma approfitto per fargliela subito perché sono arrivate diverse telefonate in redazione, soprattutto da parte di mamme che dicono: ma insomma, il congedo parentale non viene consentito se l'altro genitore è in smart working, quasi come se lo smart working fosse essere a casa senza far nulla. E ovviamente queste madri lavoratrici si trovano in grande difficoltà, soprattutto se hanno dei bimbi piccoli, quindi che magari necessitano di essere accudite. Se il papà è già in smart working non possono usufruire del congedo parentale. Cosa dice? È un qualcosa sicuramente che sta mettendo in difficoltà molte lavoratrici. Purtroppo sì, nel senso che questa è una dei buchi che devono essere sanati dei decreti che sono stati emanati dai governi ultimi, ovviamente quelli che si sono confrontati con la pandemia e per cui il governo Conte 2 e il governo Draghi, che sostanzialmente devono in qualche maniera intervenire per coprire questa la voglio chiamare disattenzione, che però mette fortemente in difficoltà alcune famiglie, soprattutto laddove ci sono, come dire, figli piccoli da accudire e dove appunto c'è lo smart working che molte volte, lo abbiamo riscontrato, rischia di essere molto più impegnativo del lavoro fatto in sede normale di lavoro. Ecco, ma viene anche, diciamo, sminuito quasi legislativamente, nel senso, no, tanto tu sei in smart working, puoi lavorare e anche accudire il figlio e tua moglie o tuo marito non ha diritto al congedo parentale. Si rimette un po' anche in discussione, no, questa modalità di lavoro che comunque è stata introdotta ed ora ulteriormente incentivata dalla zona rossa, no? Purtroppo sì, tra l'altro noi siamo per da sempre per normare questo tipo di attività, perché lo abbiamo visto in alcuni casi, dicevo, il rischio è che si sia ancora più impegnati rispetto agli orari normali di lavoro, che ci sia una pressione sui lavoratori che effettivamente non li fa lavorare giustamente come deve essere svolta un'attività normale di lavoro. In alcuni casi neanche gli spazi non sono idonei per svolgere le attività lavorative e pertanto questa situazione, che adesso è sostanzialmente dovuta da una situazione del tutto straordinaria, particolare e di emergenza, deve essere assolutamente normata, perché il rischio è che si ritorni a uno sfruttamento maggiore dei lavoratori, riconoscendogli addirittura meno diritti, tanto sei a casa. Non vuol dire niente se sono a casa, però sto lavorando, è ovvio che sto lavorando come lo stiamo facendo io e lei, io dal mio ufficio, lei dalla sua redazione, stiamo lavorando e lo potremmo fare teoricamente anche da casa, anzi qualche volta ci è capitato, però l'impegno è lo stesso.
Certo, sicuramente. Allora, entrando nello specifico, Maria Ida Miotto, quali sono i diritti di una madre lavoratrice? Sì, allora partiamo dalle basi un po' generiche. Intanto il testo unico prevede un congedo obbligatorio per le madri lavoratrici dipendenti che solitamente si dividono nei mesi prima e nei mesi dopo il parto. Questo genericamente. Dopo ci sono le particolarità legate alla salute dell'ambiente lavorativo che possono determinare una dell'astensione obbligatoria. E invece per quanto riguarda anche le lavoratrici autonome in gestione separata, diritto non congedo ma a un'indennità di maternità, sempre se vengono comunque determinati diversamente produttivi o in parte avrebbe diritto a un congedo obbligatorio, però questo in determinati casi. Ecco, grave. Scusa, perché c'è qualche problema nell'audio, forse nel collegamento, la sentiamo un po' male. Allora andiamo intanto da Alessandra Polegato, vediamo se magari riusciamo a migliorare insomma l'audio del collegamento. Alessandra Polegato, a quali prestazioni economiche ha diritto una madre quando nasce un bimbo? Allora, quando nasce un bambino, una mamma ha diritto, in primis al premio alla nascita, che è un premio che consiste in 800 euro in un'unica soluzione, che si può chiedere dall'ottavo mese in poi di gravidanza, oppure si può chiedere dal momento in cui nasce il bambino, inteso anche quando si ha in mano il codice fiscale, ok? E sia tempo un anno dall'evento. Questo è un premio, non viene richiesto ISE, non viene richiesto niente, viene liquidato in un'unica soluzione nel giro massimo di un anno da quando viene effettuata la richiesta. E sarebbe questo il famoso bonus bebè, premio giusto? Alla nascita, viene anche detto comunemente, ok? Bonus mamma o premio alla nascita. E questo non è esente da ISE e tutto quanto, quindi ne ha diritto qualsiasi persona. Poi ci sono il bonus bebè, ok? Questo invece è legato a un reddito ISE, in base al valore che viene dato anche un importo. Se si fa entro il terzo mese dalla nascita del piccolo, diventa retroattivo, quindi io lo prendo dal momento in cui il piccolo nasce. E ne ho diritto per un anno praticamente. E questa sarebbe l'altra sessione, sempre legata all'ISE. Poi successivamente, se dovessi avere necessità anche di accedere ai servizi nido, in quel caso lì posso fare la richiesta, sempre tramite IMSS o patronati o quant'altro, e lì ho diritto a un importo, che può essere di 136 euro se non è legato all'ISE, oppure se è legato all'ISE di un importo superiore. L'INPS mi elargisce 11 mesi all'anno. Ovviamente per richiedere questo bonus devo già aver iscritto il bambino, ok? E avere come minimo pagata una retta di iscrizione all'asilo. E poi parte tutto in automatico finché il bambino finisce il percorso della primavera, praticamente, perché viene elargito in un certo frangente. Benissimo, allora noi ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, linea alla regia, restate con noi, ritorniamo tra pochissimo per parlare appunto di tutele per mamme e papà, lavoratrici e lavoratori. A tra poco. Ed eccoci nuovamente in diretta, siamo appunto in collegamento con Mauro Visentin, Maria Ida Miotto e Alessandra Polegato della CGIL di Treviso per fare il punto su quelle che sono le tutele per maternità e le prestazioni naturalmente erogate per la tutela di maternità e di paternità. Abbiamo intanto una telefonata in linea di un telespettatore che ci ha chiamato durante la pubblicità. Sentiamo chi è in linea. Pronto, buongiorno. Chi parla? Buongiorno. Buongiorno. Chiamo da Motta di Livenza. Buongiorno, prego. Io vorrei chiedere un'informazione che non riguarda me personalmente, ma riguarda una collega di lavoro. A proposito dei congedi parentali che sono stati approvati,
recentemente riguardo il Covid, quelli relativi al 50%. Sì. Se sì. vuole le leggo anche come funziona. Ma che cosa voleva chiedere? Che cosa voleva? Chi ha dei figli in zona rossa all'interno dei fino ai 14 anni, mi sembra. Sì, che cosa voleva chiedere? Volevo chiedere perché all'INPS, allora è stata fatta richiesta al sindacato e all'INPS dicono che ancora non è nulla di attivato. Ecco, allora, chi vuole rispondere? Io sinceramente ho acceso ora al televisore, quindi non saprei, ma chi si occupa di queste sì, cose? Sì, 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 no, chiedevo ai nostri ospiti di loro, quindi Alessandra sì. Polegato sì. del patronato allora, Inca, prego. Sì, effettivamente è vero, cioè nel senso il decreto effettivo con tutti i programmi IMSS e quant'altro ad oggi non sono ancora attivi, quindi effettivamente è vero, nel senso che c'è la normativa, c'è un'indicazione, ma attualmente presso il sito dell'INPS non è possibile effettuare questa richiesta. Però state pure tranquilli, nel senso che è una richiesta che si può fare retroattiva. Quindi se dovete assistere i figli perché hanno avuto il Covid o adesso appunto sono in DAD, anche se passano i giorni, sì, l'INPS dà la possibilità di presentarla retroattiva, quindi da quando è avvenuto il fatto. Un attimo di tempo, penso sia questione di giorni e dovrebbero attivare tutto il servizio comunque. Ok, quindi insomma è sì. retroattivo, ha sentito signora. Sì, è retroattivo, signora, non perde niente, soltanto dei tempi tecnici che l'INPS sistemi il portale e tutto quanto e poi si dà il via a tutte le domande, ok? Bene, grazie, grazie allora per questa risposta che credo sia poi quella che coinvolge maggiormente, no? Tante persone che in questo momento ovviamente a causa dell'entrata in vigore della zona rossa nella nostra regione, quindi con la sospensione della didattica in presenza in tutte le scuole di ogni ordine e grado, compreso gli asili nido, a partire da lunedì scorso ha ovviamente trovato nella necessità di una soluzione appunto per tantissimi genitori. Allora ritorniamo quindi a quanto stavamo dicendo prima. Maria Ida Miotto, vediamo se riusciamo adesso a sentirla meglio. Quindi diritti, no? Stavamo dicendo delle madri lavoratrici. Sì. Sì, delle madri, mi sentite? Ah. Delle madri lavoratrici, congedi obbligatori. E sì, eravamo arrivati appunto nel fatto di dire che comunque adesso con la nuova legge di bilancio sono stati estesi ai lavoratori, anche padri, 10 giorni da potersi astenere entro i 5 mesi di vita dalla nascita del figlio. Quindi questo va a aumentare appunto quello che è il ruolo di cogenitorialità. E un'altra cosa molto importante che spesso si dimentica, il congedo parentale, ovvero l'ex facoltativa per capirsi, può essere utilizzato non solo dalla mamma questi 6 mesi, ma anche dal papà. Per quanto riguarda poi la retribuzione entro i 6 anni di vita del figlio, perché è cambiata la normativa nell'arco degli anni, quindi chi ha avuto più di un figlio nell'arco degli anni magari si ricorda quella vecchia, attualmente il 30% viene retribuito indipendentemente da quella che è la retribuzione personale fino ai 6 anni di vita. Dai 6 agli 8 anni va in base anche a quanto percepisco annualmente, ma dagli 8 ai 12 anni posso astenermi comunque dall'attività lavorativa in via giustificata senza nessuna retribuzione. Questo per quanto riguarda i lavoratori e lavoratrici dipendenti. Ovvio che anche per i lavoratori autonomi e gestione separata ci sono delle tutele anche in questo senso, però bisogna rispettare appunto determinati requisiti legati a quanto ho versato i contributi nella mia gestione di appartenenza, le aliquote e quant'altro. Quindi essendo che poi la cosa si va un po' a complicare per queste categorie, invitiamo nei casi specifici gentilmente magari di prendere contatto con la sede di riferimento attuale. Ecco. Certo, sicuramente. Visentin, abbiamo visto, no, che coinvolgendo anche i papà in qualche maniera anche il legislatore sta cercando, come dire, di allargare le maglie di quelle che sono le tutele per chi diventa genitore. Certo è che prima di raggiungere insomma la parità sul luogo di lavoro ce n'è ancora davvero tanta di strada da fare, no? Se ne è parlato molto.
molto in questi ultimi giorni, è appena passato l'8 marzo, però insomma una volta archiviato l'8 marzo ci si dimentica un po' e si torna a rivivere quotidianamente, soprattutto da parte delle lavoratrici madri, tutti questi problemi. Beh, purtroppo sì, c'è ancora molta strada da fare, ha perfettamente ragione. Io penso che siccome la società cambia continuamente e non siamo più come dire, in una situazione dove è possibile che una persona soltanto possa lavorare e l'altra, indipendentemente dal sesso, stia a casa ad accudire la famiglia, ad accudire i figli e in alcuni casi anche i genitori anziani. Ma purtroppo la nostra società ci ha portato a dover lavorare per la maggior parte in entrambe dentro alla coppia. Ci porta sempre di più ad avere le necessità di avere, come dire, dei sistemi di sostegno, il welfare che tutti quanti abbiamo imparato a conoscere e molte volte soprattutto i figli venivano lasciati in gestione ai nonni che ahimè anche per l'allungamento dell'età pensionabile molte volte come dire, sono al lavoro anche loro. Questa è una società che ha estremamente bisogno di sostegni alla famiglia, sostegni che devono essere di due tipi: uno, di strutture vere e proprie, asili nido, scuole coi tempi pieni e dopo scuole, eccetera, e dall'altra parte la possibilità di conciliare i tempi di vita con i tempi di lavoro, perché sempre di più una famiglia si trova appunto ad affrontare le situazioni più diverse e molte volte anche in perfetta solitudine. Per cui questa è una battaglia che noi stiamo tentando di fare, la dobbiamo fare non soltanto per i lavoratori dipendenti, ma per tutti i lavoratori che sono impegnati in questi giorni e in questo periodo nella loro attività. Sicuramente, perché se era un problema prima, ovviamente questa situazione ha esasperato ancora di più, no? Determinate situazioni. Alessandra Polegato, è previsto un aiuto anche economico ai genitori che lavorano a seguito appunto della sospensione della didattica in presenza? Sì, infatti volevo collegarmi e specificare un attimo meglio il discorso, collegarmi alla telefonata di prima che era molto pertinente all'argomento, in quanto i genitori che hanno figli sotto i 14 anni hanno diritto a appunto un congedo, ok, perché il figlio è in DAD o perché è in quarantena o perché ha il Covid, retribuito al 50%. Questo congedo si può estendere anche a figli che hanno 16 anni, però si sa che fino ai 14 anni mi viene retribuito fino al 50%. Dai 14 ai 16 posso chiederle, però non ho alcuna retribuzione. Questo congedo praticamente può essere richiesto solamente se il lavoratore non ha la possibilità di svolgere il lavoro in modalità agile, quindi non può usufruire dello smart working o quant'altro. Ovviamente quando lo chiedo devo verificare anche lo stato dell'altro genitore, perché se tipo il papà richiede il congedo però la mamma è in cassa integrazione oppure è a casa disoccupata oppure casalinga, non è fattibile la richiesta perché non è compatibile la prestazione avendo a casa una persona o in cassa integrazione o altro, quindi è chiaro specificare anche questo. Voglio tranquillizzare le persone sul fatto che la domanda è retroattiva e quindi tranquilli nel senso che non andate né a perdere contribuzione né a perdere soldi, appunto ci vogliono solo i tempi tecnici che l'INPS carichi sul portale la modalità per poter inviare queste domande. Oltre a questo frangente del congedo, ok, Covid, c'è anche la
possibilità, nell'eventualità non si sia nella casistica per poter richiedere questo discorso, di fare anche un bonus babysitting, che però, a differenza dell'altra, dell'anno scorso, è rivolta a una platea diversa, nel senso che ai lavoratori dipendenti danno la possibilità di chiedere il congedo, mentre ai lavoratori iscritti alla gestione separata, agli autonomi, oppure gli infermieri, il comparto sicurezza, difesa, eccetera, hanno la possibilità di chiedere questo bonus babysitting. Quindi ad oggi è limitato, diciamo, a determinate categorie di lavoratori, non per tutti, esatto, come era successo l'anno scorso, insomma. Esatto, l'anno scorso era dedicato esclusivamente ai dipendenti e nonni. Quest'anno hanno tolto quel frangente là e hanno dato la possibilità a altre categorie. Su questo discorso qua, però, ripeto, come anche per il congedo, stiamo un attimo a vedere tutti i decreti attuativi e le modalità dell'invio, perché ad oggi in portale non abbiamo ancora la possibilità di inviarle, però è corretto dare un attimo di informativa, nel modo che, a seconda di ogni persona dove versa, dipendente, autonomo, eccetera, ha la possibilità di poter scegliere l'opzione migliore, visto la difficoltà di avere i figli a casa, che non è così semplice gestire lavoro, famiglia e tutto quanto, insomma. Certo, sicuramente. Certo. Allora, noi adesso abbiamo una telefonata in linea, ma dobbiamo anche andare in pubblicità. Allora, prego il nostro telespettatore o la nostra telespettatrice di avere ancora un attimino di pazienza. Pubblicità, poi sentiamo la telefonata. Tra poco, restate con noi. Dolomites, serramenti in PVC di alta qualità fatti per durare nel tempo, a Longarone, Poincico di Zoppola e Sandona di Piave. Benvenuti al meteo. Tempo ancora in genere buono sul nostro territorio, con aria fredda artica che continua ad affluire al nord-est. Vediamo insieme il dettaglio di mercoledì 17 marzo. Sul Veneto la grafica ci mostra un tempo stabile. Avremo un ampio soleggiamento interrotto solamente dal transito di qualche nube, ma in un contesto comunque sempre asciutto. Venti ancora localmente tesi. Vediamo anche le temperature minime in calo tra meno 3 e 4 gradi, valori massimi invece tra i 10 e i 13 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui sarà una bella giornata di sole, come vediamo, senza piogge e con cielo sereno o poco nuvoloso. Temperature minime tra meno 1 e 3 gradi, massime sui 10-12 gradi. Uno sguardo infine alla situazione del Trentino Alto Adige, cielo sereno in mattinata, qualche nube ma del tutto innocua a seguire, neve sulle aree alpine di confine a bassa quota. Temperature minime intorno a meno un grado, massime sui 12 gradi all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro come sempre un buon proseguimento in compagnia di Antenna 3. Arrivederci. Dolomites, serramenti in PVC di alta qualità fatti per durare nel tempo, a Longarone, Poincico di Zoppola e Sandona di Piave. Eccoci nuovamente in studio, dunque continuiamo a parlare delle misure di tutela e di sostegno per le prestazioni di maternità e paternità. Abbiamo una telefonata in linea, sentiamo, pronto? Buongiorno. Sì, buongiorno, sono Franco da Padova. Io volevo chiedere un'informazione, se era possibile, dopo la lunga attesa, inerente alla pensione di mia moglie, se eravate in grado di fare lo stesso. Allora, il discorso è questo: mia moglie ha 21 anni di contributi e 65 d'età. Se c'erano novità in merito a questo per andare in pensione, oppure se bisogna sempre aspettare i 67 anni. Grazie. Grazie, allora siamo un po' fuori tema, ma insomma possiamo dare una risposta a questo signore? Sì? Sì, prego. Sì, beh, insomma. Prego, Maria Elisa. Insomma, Alessandra, siamo in grado di entrambi. Sì. Sì, Maria, faccio io? Fai tu?
Sì, fai te, Ale, è lo stesso. Sì. Allora, il requisito per l'età di vecchiaia ad oggi rimane quello vigente, nel senso 67 anni di età e un minimo di 20 anni di contributi. Quindi ad oggi, con la normativa attuale, questo è quanto, nel senso non ci sono cambiamenti in atto al momento. Quindi la moglie del nostro telespettatore deve aspettare i 67 anni di sì, età. Direi di sì, ad oggi dico questo, nel senso che se non ci sono cambiamenti in corsa, questo è il fatto, insomma. Ok, allora questa è la risposta. Torniamo allora a parlare del tema appunto della trasmissione di oggi. Parlavamo di questo bonus babysitting prima della pubblicità. Tra l'altro è uscita un'agenzia proprio in questi minuti a proposito del bonus babysitting con un comunicato di assistenti sociali, biologi, chimici e fisici, farmacisti, ostetriche, psicologi, veterinari ed altri operatori che sono stati esclusi dal decreto appunto del 13 maggio 2021 che prevede proprio queste, quindi delle professioni comunque legate al mondo della sanità che a quanto pare insomma sono state escluse. Vi risulta questo? Guardi, io leggendo la normativa attualmente vedo medici, infermieri, tecnici di laboratorio, tecnici radiologi, operatori, sociosanitari, dipendenti del settore sanitario pubblico e privato. Per il momento vedo questo. Dopo non so se ci saranno cambiamenti o d'altro. Io ad oggi vedo questo. Quindi staremo a vedere strada facendo, nel senso che non sapendo neanche come sarà l'evoluzione di questa pandemia, non so se magari strada facendo possano esserci sicuramente dei cambiamenti anche per aiutare una platea più ampia di persone. Un'altra cosa volevo dire, se è possibile, attenzione quando scegliete le prestazioni, nel senso che il bonus babysitting non è compatibile con il congedo parentale. Quindi prima di attuare qualsiasi pratica o altro, fare una valutazione per vedere qual è la più conveniente, per vedere proprio il sussistere della cosa, perché hanno messo nel paniere tante prestazioni, però purtroppo a volte queste prestazioni risultano incompatibili fra di loro, quindi è anche corretto specificare questo. Legislatore, sì. Ogni tanto è chiaro che insomma sono provvedimenti che vengono fatti in situazioni chiaramente di emergenza, ma insomma Visentin, ogni tanto ci si dimentica anche di qualche categoria sicuramente importante, no? Adesso vediamo se è una dimenticanza o se è, come dire, una cosa pensata, nel senso che il bonus babysitting, così come è stato previsto, è rivolto a lavoratori essenziali che non possono sostanzialmente fare o il congedo parentale oppure non possono fare lavoro da remoto, per cui non possono stare in smart working. E bisognerebbe capire, e adesso io non ho qua le condizioni minime, per essendo uscita da poco la nota, staremo a breve, faremo le nostre verifiche per capire se quelle figure professionali che vengono citate in quella nota sono compatibili con il lavoro da remoto o se possono differentemente prendersi il congedo parentale, perché ovviamente il bonus babysitting dovrebbe servire in questa fase a quei lavoratori che non possono assentarsi dal lavoro. Certo. E pertanto, avendo i figli da accudire a casa, devono rivolgersi alla babysitter o a qualche struttura che può fare questo, e pertanto gli si viene incontro con un aspetto economico, con una misura economica che tra l'altro ritengo essere
neanche tanto centrata, perché 100 euro la settimana mi sembra molte volte sono altamente insufficienti. Certo, io spero sia una svista, perché la vedo dura soprattutto per un'ostetrica o per un farmacista, no? Fare smart working oppure prendersi congedi parentali in questo momento in cui c'è assoluto bisogno di tutte le professioni sanitarie o dei farmacisti. Comunque avremo modo di sicuramente di capire qualcosa di più quando, no, verranno chiarite molte cose di questa recentissima normativa. Abbiamo un'altra telefonata, intanto sentiamo. Pronto, buongiorno. Sì, pronto, buongiorno a tutti. Buongiorno. La mia domanda riguarda lo smart working e la didattica a distanza, nel senso che io sono una mamma con un bambino di 6 anni in smart working. Ma mi chiedevo com'è possibile riuscire a lavorare in smart working quando si ha un bambino di prima elementare attaccato tutta la mattina in didattica a distanza. Il bambino non sta da solo o comunque ha bisogno di un supporto da parte del genitore. Come facciamo noi povere mamme in smart working a lavorare con i bambini di 6 anni in DAD? Mauro Visentini. Perché da come ho capito non c'è la possibilità di chiedere né il bonus babysitter né il congedo, quindi permessi per Covid. Però un bambino di 6 anni, cioè, non è che tu puoi lasciarlo lì da solo, cioè, sono già bravissimi i poveri a stare 4 ore davanti al computer e ascoltare la maestra, che sono bravissime anche le maestre a riuscire. Eccoci nuovamente in onda, Mauro Visentin. È un problema grosso di cui parlavamo, no, proprio all'inizio, questo che ha posto la telespettatrice. Certo, è una delle questioni che abbiamo sollevato fin dall'inizio, dove appunto si diceva che lo smart working o lavoro agile, così come viene chiamato dalla legge, deve essere normato, perché chiaramente presenta tutta una serie di concezioni e di falle che in qualche maniera devono essere normate sia dalla legge e ovviamente anche dai contratti, perché il rischio è proprio questo, che si scarichi sul lavoratore che è a casa una pressione maggiore di quella che avrebbe se fosse a lavoro. E è una delle cose che purtroppo in una situazione, come dire, di emergenza in qualche maniera bisogna provare a tamponarla, non deve diventare la norma, perché se questa è la norma chiaramente siamo fuori strada rispetto a un normale e regolare e serio rapporto di lavoro, questo sì. Certo, sicuramente. Maria Ida Miotto, per quanto riguarda i genitori adottivi, perché abbiamo ricevuto anche delle telefonate in redazione proprio su questo, quali sono i diritti in questo caso? Beh, allora, diciamo che col testo unico, le successive modificazioni, c'è stata un'equiparazione totale tra i figli naturali e i figli a seguito di, appunto, adozione e affidamento. Quindi sostanzialmente la differenza la fa quella che è la data di ingresso del figlio in famiglia. Quindi i genitori che intraprendono questo tipo di percorso, sia di adozione nazionale, internazionale, che di affidamento, possono avere delle tutele che sono equiparate a quelle dei genitori naturali, proprio in vigore di ciò, e tra l'altro sia per la mamma che per il papà. Quindi possono tranquillamente venire da noi per fare la domanda sia della maternità obbligatoria che il congedo parentale, quindi tutto quello che è il paniere delle tutele per l'evento. Benissimo, allora Alessandra Polegato, la legge di stabilità prevede anche qualche novità per quanto riguarda il sostegno, appunto, economico alle famiglie? Vocifera e sembrerebbe andare in importo un nuovo assegno unico, nel senso una modalità nuova che prima è un assegno che comprende tutte le prestazioni relative ai figli, quindi mi va
a togliere tutto il frangente dell'ANF, mi va a togliere gli eventuali bonus bebè, premio alla nascita. Sarebbe un pacchetto unico che viene richiesto in base all'ISE, ok? E mi dà diritto ad avere in un'unica richiesta tutto un frangente di prestazioni e assistenza familiare praticamente. Teoricamente dovrebbe andare a, norma, a regime da luglio di quest'anno, a quanto pare. Non si sa ancora niente di preciso, se non che dovrebbe essere legato all'ISE. Quindi per chi ha una, per chi volesse può già anticipare i tempi, nel senso magari richiedere già l'ISE, perché quello è l'unico punto fermo a cui ad oggi abbiamo notizie che sia richiesto. Poi questo assegno comprenderà anche una parte fiscale che va a incidere sulle detrazioni e quant'altro, però non voglio dilungarmi, nel senso che finché non ho una circolare IMSS, una normativa che mi decreta il frangente e tutto quanto, non voglio magari dilungarmi e dire cose che non siano corrette e competenti alla materia, insomma. Comunque si chiamerà assegno unico. Ecco, ne abbiamo sentito parlare molto, no, Visentin, di questa nuova misura a tutela della, della famiglia, di questo assegno unico. Secondo voi è questa la strada giusta per aiutare le famiglie? Beh, senz'altro si va verso una semplificazione delle richieste e una semplificazione delle modalità per ricevere un sostegno ai nuclei familiari. Lo diceva bene Alessandra, dobbiamo vedere alla fine se quanto esce dal Parlamento, quando esce, quanto esce da chi decide le norme, è in sintonia con le esigenze dei cittadini, dei lavoratori e delle famiglie. L'unica cosa che, e mi sento anch'io di ribadirla, che al momento è chiara, che si baserà sullo stato economico della famiglia, per cui la necessità di avere la certificazione ISE è uno dei dati fondamentali proprio per partire e per capire quanta quantità di sostegno viene erogato o deve essere erogata alla famiglia, e pertanto è opportuno che ci si avvantaggi provando a fare la richiesta della certificazione ISE presso i centri di assistenza fiscale. Insomma, meglio prendersi per tempo, anche perché poi quando uscirà, altrimenti tutti si precipiteranno e si rischierà anche, no, un ingorgo, come è già successo in altre, esatto, occasioni proprio per l'ISE, e quindi con tutte le difficoltà che ne sono conseguite poi. Maria Ida Miotto, volevo ritornare sulla questione, ne abbiamo accennato prima, ma chiarire meglio appunto le tutele, le prestazioni per maternità e paternità per chi non ha un lavoro dipendente, quindi il lavoratore o la lavoratrice autonoma, piuttosto che la partita IVA, chi versa alla gestione separata, che tutele ha e che diritti ha? Sì, allora partiamo dai lavoratori e dalle lavoratrici autonome. Intanto si parla di un congedo obbligatorio, ma di una indennità di maternità, perché per queste lavoratrici autonome non c'è l'obbligo di una pensione lavorativa. Quindi se una mamma si trova in uno stato interessante ed è lavoratrice autonoma, sta versando regolarmente i contributi e tutto quanto, si presenta presso nei vostri uffici, si fa sostanzialmente la domanda alla maternità anche dopo il parto. Per invece le libere professioniste che sono iscritte a delle casse professionali, la richiesta non va presentata all'INPS, ma va presentata al proprio ente di appartenenza, dove vengono sostanzialmente versati i contributi. La gestione separata, quindi tutti i collaboratori a progetto e quant'altro, e hanno diritto anche loro a questo indennizzo di congedo obbligatorio, e comunque ci sono anche qui dei requisiti che bisogna valutare, sia i contributi che vengono versati, le aliquote di riferimento e tutto
Quindi a priori io non escluderei mai le mamme la possibilità di fare una richiesta e le inviterei sempre a verificare la sussistenza o meno della possibilità di un indennizzo di maternità sia obbligatoria che eventualmente di un congedo parentale. Certo, certo. E Alessandra Polegato, vale anche per i papà questo? Sì, e il papà, la novità è appunto che sono passati da 7 giorni a 10 giorni il discorso del congedo e dopo per loro c'è il discorso della maternità, del congedo parentale, in gergo la maternità facoltativa che prima Maria Ida accennava e più o meno vale per lo stesso discorso. Ovviamente la maternità deve sempre essere richiesta in alternanza l'uno con l'altro praticamente. Certo, ovviamente, o la mamma o il papà, questo è chiaro. Per concludere, Visentina, abbiamo ancora 4 minuti, 3 minuti e mezzo, 4. Queste politiche per la famiglia, no? Perché stiamo parlando di tutto questo proprio perché sono misure messe in campo dal governo a sostegno della famiglia in un momento particolarmente difficile come quello che stiamo vivendo, ma che comunque nel nostro paese hanno bisogno di una politica per la famiglia sul lungo termine, anche al di là, anche dopo di quella che sarà l'emergenza Covid. Il nostro paese è una delle natalità più basse al mondo, abbiamo una popolazione anziana che cresce sempre più a fronte di bambini, di nascita di nuovi bimbi sempre più bassa, un tasso di occupazione femminile anche molto basso rispetto agli altri paesi europei, quindi c'è ancora molto da fare. Quali sono le vostre indicazioni, le linee guida che voi volete porre al governo? Perché anche nel Recovery Plan si è molto parlato, no, del ruolo della famiglia e della donna. Ovviamente sì, nel senso che noi pensiamo innanzitutto che vada recuperata una condizione di parità tra il lavoro delle donne e il lavoro degli uomini. Io credo che prima di tutto serva uno scatto culturale da parte di tutti e soprattutto dei maschietti in prima battuta, perché se non c'è uno scatto culturale non ci può neanche essere come dire, una conseguenza rispetto a, come dire, al miglioramento della situazione. È ovvio che le leggi possono e devono dare una mano a questo scatto culturale e alle condizioni come dire, di miglioramento delle famiglie, perché è vero, il nostro è un paese che ha una crescita molto bassa, le natalità l'anno scorso hanno sostanzialmente sono state inferiori ai morti e pertanto come dire si retrocede anche come numero di cittadini che abitano il nostro territorio. Cittadini che sono sempre più vecchi, per cui hanno sempre più bisogno di assistenza e di cure, e dall'altra parte se una famiglia, una giovane famiglia, deve mettere nel suo, come dire, nella sua prospettiva la necessità di accudire i genitori perché invecchiando non ci sono strutture che li possano in qualche maniera, o non c'è una società che li possono in qualche maniera sostenere, non se la sentono di fare figli, io la metto così, e non sentendosela di fare figli vuol dire far passi indietro. E quando ci sono i figli ci sono tutti gli altri aspetti di ritardo e di come dire, inadeguatezza delle strutture. E il nostro è un paese dove gli asili nido sono una lotteria, invece dovrebbero essere facilitati anche attraverso l'utilizzo delle risorse che l'Europa mette a disposizione, la Next Generation EU
vuol dire proprio questo, vuol dire le prossime generazioni europee e pertanto là vanno individuate le risorse per le strutture, ripeto, non soltanto di asili nido dove abbiamo una carenza enorme, ma anche nella riforma della scuola, nella riforma del tempo pieno, perché anche qua non è possibile che i lavoratori lavorino dalla mattina alle 8 fino alla sera alle 17, alle 18 quando va bene e i figli finiscono a mezzogiorno o a l'una. È ovvio che non può stare in piedi una situazione di questo tipo, perché abbiamo una scuola che è tarata ancora su l'andamento familiare di qualche decennio fa, invece il mondo è cambiato giustamente e abbiamo la necessità di adeguarlo. Noi chiediamo al governo proprio di far questo, di rendersi conto che la fotografia è diversa, non è più in bianco e nero, è a colori e bisogna adeguare le strutture di aiuto alla famiglia, adeguarle ai colori della nuova foto. Sicuramente, perché il mondo è cambiato, lei l'ha detto e l'ha sottolineato più volte, ce lo fanno presente, l'abbiamo sentito anche dalle telefonate, no? I cittadini e le cittadine che chiamano, e quindi sicuramente sarà fondamentale per la società del futuro intervenire su questi aspetti. Io vi ringrazio per essere stati con noi, ringrazio quindi Mauro Visentin, segretario generale della CGIL di Treviso, che con Maria Ida Miotto e Alessandra Polegato del patronato Inca di Treviso ci hanno aiutato appunto a chiarire molti aspetti proprio di questa questione particolarmente importante in questo delicato momento. Grazie dunque per essere stati con noi, arrivederci alla prossima e grazie naturalmente a tutti voi telespettatori per averci seguito. Un buon pomeriggio.